Diciamo di pronti, benvenuti in Linux Day. Io sono Marco Ciandella e rappresento l'associazione Organo di Linux Citizen Group che ha organizzato l'evento di oggi. Prima di illustrarvi il programma e farvi appunto capire che cosa si farà la mattina e poi nel pomeriggio, vorrei ringraziare prima di tutto l'Istituto di Istruzione Superiore Scientifico e Tecnico che ci offre oggi, soprattutto nel dirigente Pira Cusà, e dei professori Benigno, Frida, Biancalana e Domenico. Oltre a questo vorrei ringraziare anche le aziende che ci hanno aiutato con un piccolo contributo nella giornata di oggi come Confartigianato, Engineering, Nextware, Macchia Nera, ICT Academy e Idom SRL. Oltre a diciamo, contributi che comunque sono ci hanno dato per questa giornata, ci sono anche i patrocini, quindi vorrei ringraziare prima di tutto la Regione Umbria, il Comune d'Orvieto, il Consorzio Sino Umbria e poi il Centro di Competenza Open Source e anche l'Associazione Libre Italia. Allora, veniamo alla descrizione del Linux Day di oggi, che è in pratica la decima edizione che organizziamo a Orvieto. È la giornata dedicata al software libero e nello specifico al sistema operativo GNU Linux. Nella giornata appunto di oggi noi struttureremo l'evento in due fasi. La prima è quella della mattina, in cui appunto organizzeremo vari talk. Quindi ci saranno talk tematici a rotazione che dopo presenteremo man a mano. Poi nel pomeriggio per prima cosa organizzeremo l'esame di certificazione su Linux organizzato grazie all'Linux Professional Institute d'Italia. Poi ci sarà anche un laboratorio per installare Linux sui computer dei partecipanti che verranno all'evento e in più presenteremo anche un workshop su una stampante 3D che sarà già a disposizione da questa mattina, ma nello specifico con una presentazione ad hoc faremo vedere appunto solo nel pomeriggio. Infine, per completare la giornata, organizzeremo anche un incontro con gli artigiani locali e faremo appunto il punto della situazione su Linux e sui vantaggi che ci sono nell'adozione del software libero di Linux anche nell'artigianato. E vorrei a questo punto passare la parola al dirigente scolastico di Ragusa. Dimmi, non spaventarsi. Sarà una cosa tranquilla. Molto, sì. Volevo solo salutare i presenti e ringraziarli per la loro presenza, soprattutto ringraziare gli organizzatori perché, voglio dire, con questo tipo di esperienza hanno permesso, no, anche di far conoscere in un modo un pochino più pragmatico le esperienze che comunque noi conduciamo anche noi nella scuola già da qualche anno. E quindi questo grazie alla disponibilità dei professori e anche del professore tecnico operativo che collabora attivamente con loro nella gestione del sistema all'interno della scuola. Sapete benissimo le opportunità e le garanzie che offre oggi rispetto a alcuni sistemi di sicurezza che sicuramente danno più credibilità a un progetto che all'inizio sembrava quasi avventuristico e oggi è diventato sicuramente attivamente di fatti le opportunità e quante possibilità in più ci sono rispetto a quello che si pensava. E la cosa secondo me estremamente importante è anche la grande disponibilità e la capacità di gestione che hanno i nostri studenti all'interno della scuola, cioè una presenza abbastanza anche attiva sia oggi, insomma, anche nella modalità dell'interazione educativa vediamo che c'è una buonissima risposta. Quindi credo che questo sia già di per sé un buon segnale rispetto all'efficacia. Noi credo che siamo stati abbastanza pionieri all'interno del territorio rispetto a questo utilizzo e questo grazie alla sensibilità e anche all'interesse che i professori hanno saputo attivare all'interno della scuola. Oggi noi lo utilizziamo all'interno anche degli uffici con alcuni problemi che indubbiamente abbiamo, ci sono alcune cose che vanno sicuramente ripensate e approfondite e credo che in questa occasione anche di lavoro di oggi possa dare un contributo. Non ultima cosa banale, ad esempio noi abbiamo
dei ragazzi che seguiamo attraverso progetti tipo la scuola in ospedale oppure la scuola domiciliare. Rispetto a questo alcuni piccoli problemi ci sono, cerchiamo di affrontarli, quindi quello di dare un contributo fattivo anche in questo, nella capacità di capire quali sono le possibilità all'interno di strutture complesse come quella dell'istituzione scolastica, per essere anche un modello e dare una spinta anche a altre realtà territoriali. Ora, dopo di me parlerà anche un rappresentante del comune, per far capire che se la scommessa è una scommessa che tutti portiamo avanti, i risultati saranno maggiori e l'efficacia sarà sicuramente maggiore. Se chiaramente si rimane alla situazione pionieristica, chiaramente tutto diventa sempre più complicato. Quindi auguro buon lavoro e sono contenta di dare l'avvio alla prima riunione. Grazie. Allora, adesso passiamo la parola a Paolo Maurizio Talanti, che è consigliere del Comune d'Orvieto e che oggi rappresenta l'amministrazione. Buongiorno a tutti. Innanzitutto vi ringrazio per avermi invitato e per aver insomma reso partecipe e compartecipe l'amministrazione d'Orvieto in questa giornata. Innanzitutto vi porto le scuse del sindaco, che oggi non può essere qui con noi ma è impegnato nella manifestazione di Roma, nello sciopero generale indetto proprio oggi, insomma, per manifestare quelle che sono le problematiche del lavoro nel nostro paese. Ringrazio poi sicuramente l'Istituto Scientifico e la Preside Busà per ospitarci qui oggi. Io ve lo racconto, insomma, anche se magari è una nota di colore, io sono stato uno studente di questo liceo, così come lo è stato Marco, e incontrarci oggi in questo istituto con dei ruoli che sono sicuramente diversi da quello dello studente è sicuramente un'emozione, ma è sicuramente una situazione che ci ricorda come le scuole, come anche questo istituto, sono utili e compartecipano nella creazione di classi dirigenti o comunque di percorsi positivi, di buone pratiche per il nostro territorio. Quindi questo va sicuramente riconosciuto a questo istituto, che da sempre è in grado di esprimere innovazione ed eccellenza. Ovviamente ringrazio Marco, ringrazio i ragazzi di LUG Orvieto, ai quali questa amministrazione riconosce sicuramente un valore, non solo per il fatto che sono portatori sani di innovazione, perché quotidianamente si impegnano non soltanto per la promozione, diciamo, della parte tecnica dell'open source, ma anche per la promozione dei valori diciamo quasi filosofici che stanno dietro alla scelta dell'open source, che sono quelle della fruibilità, dell'apertura, della compartecipazione rispetto anche all'innovazione, che deve essere sicuramente considerato un valore per le nostre comunità ed un bene comune che dobbiamo gestire proprio in un'ottica partecipativa. Buongiorno, il mio preside da allora. Detto questo, io come amministrazione comunale vi posso raccontare quello che stiamo cercando di fare. L'abbiamo cominciato da poco e poi nel talk che farò successivamente cercherò di spiegarvi meglio. Da poco ho presentato una mozione in consiglio comunale rispetto all'adozione di sistemi open source per la pubblica amministrazione. È sicuramente una scelta coraggiosa, perché ovviamente ogni volta che queste belle idee si portano nel calderone di comune è sempre difficile, perché si parla di sicurezza, si parla di compatibilità di programmi, per cui diventa sicuramente più lento il processo, però insomma le prospettive ci sono tutte e sono sicuro che avere nel nostro territorio Orvieto LUG, per cui avere questi ragazzi che insomma ogni giorno ci spronano a fare meglio e a pensare in maniera differente, sono sicuro che ci darà una mano per migliorare anche quello che il Comune d'Orvieto può offrire. Grazie mille. Allora, grazie Maurizio. Adesso passiamo la parola a Elisabetta Nanni, che ci illustrerà il talk sulla la gestione del progetto collaborativo Moodle per la formazione online. Buongiorno a tutti, ringrazio Marco dell'invito, anche se io adesso lavoro e abito nel profondo nord, e accetto sempre con piacere gli inviti da parte del, soprattutto il Linux Day per me è sempre Orvieto, ecco, rispetto a tutta Italia vengo sempre a Orvieto.
Allora, io vi parlerò della formazione online con Moodle, che sicuramente molti conosceranno e naturalmente utilizzato moltissimo nelle scuole. Allora, innanzitutto che cos'è Moodle? Moodle è un ambiente collaborativo, una piattaforma per l'e-learning che recentemente con gli aggiornamenti delle versioni sta presentando delle ottime possibilità, soprattutto nelle scuole, utilizzato anche nelle aziende. Perché Moodle? Ci sono tantissime piattaforme, ma perché proprio Moodle? Allora, innanzitutto stiamo parlando di un software open source, prima di tutto. Poi ha una community che lavora, potete trovarla al link moodle.org, cioè intorno un'ampia community. Lavorare con una community è un momento di grande sviluppo e di crescita anche personale. Si lanciano naturalmente aiuti, no? Si è richieste d'aiuto, c'è sempre la risposta, si collabora insieme alla soluzione dei problemi. E questa, diciamo, è proprio la caratteristica delle community open source. Io vorrei sottolineare, si parla moltissimo di open source sempre in un'ottica, a mio avviso, eccessivamente economica, ovvero è gratis, allora è gratuito, siamo in spending review e allora passiamo all'open source. No, secondo me c'è un discorso di pensiero dietro molto importante e fondamentale, cioè quello della collaborazione, della condivisione della conoscenza, costruzione collaborativa della conoscenza. E Moodle rappresenta, secondo me, proprio l'ambiente migliore per sviluppare tutti questi principi. Poi è naturalmente stabile, ovvero si possono iscrivere tantissimi, numerosi partecipanti ai corsi e è una delle piattaforme più stabili. Per le scuole, noi qui naturalmente siamo in un istituto superiore, però ma anche nelle scuole secondarie di primo grado rappresenta un ambiente protetto, perché è un luogo, diciamo, un ambiente protetto anche per tutti gli studenti, noi. E la versione superiore alla 2, noi siamo cresciuti tutti quanti con la 1.9, le versioni superiori alle 2 offrono veramente delle funzionalità aggiuntive notevoli. Per esempio i plugin che sono stati inseriti per il repository di Dropbox, Google Drive, il badge di riconoscimento. Cioè la formazione online non rappresenta più il tempo trascorso davanti al monitor. Io mi ricordo molti anni fa, quando c'era la formazione, per esempio dei neoassunti, le formazioni erogate dal Ministero, che conteggiavano i minuti che tu stavi di fronte al monitor. Allora al monitor potevi stare, lasciavi il monitor acceso, il computer acceso, andavi da un'altra parte, facevi altre cose. Ecco, invece il badge è un riconoscimento delle attività che svolgi all'interno. Hai svolto determinate attività, ti riconosco un 4-5 ore, per esempio, online per lo svolgimento di quelle precise attività. Altra particolarità molto interessante è che si può costruire un'attività stile scatole cinesi, ovvero se io non svolgo una determinata attività non posso passare alla successiva. E questo crea naturalmente tutto un percorso anche obbligatorio per ogni utente. Cosa posso fare con Moodle? Quali sono le possibilità? Abbiamo detto, ecco, quindi costruire delle comunità, creare dei gruppi di lavoro. Faccio un esempio, siamo a scuola. Io insegnante, mettiamo 3 classi dove faccio lo stesso programma e presento lo stesso programma, però delle attività personalizzate per ogni classe. Il programma può essere, il materiale può essere comune a tutti, ma posso creare come classi, posso scegliere di creare dei gruppi per ogni classe. Quindi
di ogni classe può fare un'attività personalizzata che le altre non vedono, quindi creare all'interno del corso, come docente, come parlo di docente che edita il corso, posso creare, suddividere in gruppi che tra loro non sono visibili, oppure gruppi visibili che possono collaborare insieme. Posso scrivere in modo collaborativo, degli strumenti come il Wiki mi permettono di scrivere un documento in modo collaborativo, anche se ancora questo Wiki è un po', devo dire, all'interno di Moodle un po' rigido rispetto ad altri strumenti. Posso assegnare delle consegne e dare dei feedback, assegnare delle consegne con delle scadenze ben precise. Non è vero che il mondo, diciamo, la piattaforma online mi permette di essere elastico assolutamente, no? Quindi do eccessiva libertà. No, io posso mettere un vincolo valutando il rispetto della consegna, ovvero il 21 ottobre scade la consegna, se tu non consegni quel determinato compito entro il 21 ottobre non puoi più consegnarlo. Quindi posso creare dei paletti ben definiti e dare nello stesso tempo dei feedback. Dare dei feedback anche perché non è, cioè posso come amministratore e come docente posso naturalmente monitorare tutta l'attività, però attenzione, non come nel senso del controllo, ma proprio monitorare quello che ogni partecipante sta svolgendo, in modo tale che se ha bisogno del mio aiuto come docente, come tutor, io sono in grado poi di rispondere e dare i miei feedback. Creare sondaggi, creare dei quiz, dei questionari per cui ho immediatamente il riscontro dei risultati, creo un sondaggio e immediatamente posso avere il riscontro. Mi viene in mente questo strumento nell'utilizzo, non so, dei questionari di autovalutazione per i genitori. No? I genitori possono compilare il questionario, immediatamente ho i risultati immediati. Proprio su questo vi posso portare l'esperienza di un po' di anni fa, nel 2008, nella scuola dove insegnavo in un paese, in una valle trentina, dove abbiamo fatto tutta un'alfabetizzazione informatica per i genitori partendo proprio da Moodle. E i genitori all'inizio si sono affacciati a questo mondo un po' titubanti e poi invece addirittura da Moodle si è creata una redazione di genitori che cura la piattaforma, ma cura adesso anche un blog proprio dei genitori. Cosa possiamo fare? Anche creare per esempio dei database collaborativi, ognuno inserisce, quindi creare una serie di un database di risorse. Altro esempio, l'anno scorso Moodle è stato utilizzato per la formazione dei docenti in assunti in Trentino. Ognuno doveva, erano circa 150, ognuno di loro doveva inserire in questo database 5 risorse che utilizzavano per l'autoformazione. 5 link, proprio per creare un database comune di risorse da mettere a disposizione di tutti i docenti, quindi immaginate 5 link per 150 partecipanti, alcuni naturalmente erano anche ripetuti, però abbiamo creato questo immenso database di link in rete che vengono utilizzati dagli insegnanti per autoformarsi. Allora, le attività che si possono fare. La nuova versione presenta anche questa interfaccia molto, anche molto facile e intuitiva. Posso aggiungere una chat, il compito, database, forum per interagire, il quiz, la scelta, il sondaggio. Quindi io posso avere tutta una serie di strumenti da utilizzare. Io ripeto, la piattaforma e l'ambiente virtuale deve essere un ambiente per interagire. Non è più la formazione online e l'erogazione dei contenuti. Io metto delle slide, le metto a disposizione, poi si prendono, me le leggo e gli finisce. No, il discorso deve essere soprattutto basato sull'interazione, quindi alcuni strumenti
sono fondamentali strumenti soprattutto per favorire la collaborazione. Prima la dirigenza ha parlato della scuola in ospedale, questo può essere uno strumento utilissimo sia per creare naturalmente un filo diretto con il ragazzo, qualche volta purtroppo anche lungo di gente, ma creare anche un senso di appartenenza al proprio gruppo classe. Quindi non tanto l'erogazione del contenuto, ma può creare un ambiente virtuale dove la classe rimane legata al compagno. Ecco, il wiki, la possibilità di scrivere nel wiki, quindi un documento collaborativo. Nel wiki, anche questo io lo posso creare per gruppi, posso decidere quindi di creare nella stessa classe dei gruppi diversi dove posso far lavorare i ragazzi. Attenzione, il wiki, come in tutti i lavori di gruppo, accade che nei lavori di gruppo c'è chi lavora di più e chi lavora di meno, accade tra ragazzi, adulti, sempre. Lo strumento wiki permette di vedere chi fa cosa e questo è fondamentale. Può accadere che per sbaglio, per dispetto, per qualsiasi altro motivo, chi scrive cancelli completamente la versione precedente. Non c'è problema perché si recupera. Tutte le versioni sono memorizzate e si può recuperare tranquillamente e ripristinare. Quindi diventa una costruzione collaborativa, proprio di conoscenza, attraverso un documento. Si possono aggiungere risorse, una cartella con i file, ma io posso creare proprio delle pagine che posso andare a embeddare, quindi fare l'embedding da una risorsa esterna, metterla all'interno, creare dei link esterni. E addirittura, per esempio, il discorso dei video, la gestione dei prodotti multimediali, dei media, degli audio, io posso tenerli all'interno del contenitore, cioè posso benissimo col codice embedded inserirlo nella mia risorsa e quindi tutto il contenuto è all'interno di questa grande scatola che è Moodle. L'amministratore, cosa fa l'amministratore? Come amministrare l'ambiente? Innanzitutto gli utenti, un consiglio per le scuole. Gli utenti, inseriteli tutti quanti di default. Esempio, una scuola intera, tanto ha già l'elenco di tutti gli alunni, può già inserirli direttamente di default. Quando si vanno a iscrivere un corso, mettete un codice di iscrizione al corso in modo tale che l'alunno indipendente nell'iscrizione viene richiesto il codice iscrizione e si iscrive automaticamente al corso. Questo diventa naturalmente un compito molto più semplice sia per l'amministratore, perché altrimenti deve gestire tutti gli utenti, ma rende anche l'utente stesso responsabile di quello, naturalmente, dell'iscrizione all'ambiente. E gli utenti si iscrivono, possono essere importati sia manualmente in maniera molto semplice, foglio di calcolo salvato in formato CSV e si importa rispettando i campi obbligatori che sono username, name, surname, email e password. Quindi con un unico foglio di calcolo io posso importare gli utenti che voglio. L'amministratore e il docente editor può dare le valutazioni, avere i report di tutte le attività svolte e, come dicevo, può rilasciare il badge. Il badge viene utilizzato anche, per esempio, anche nelle università straniere per i famosi corsi MOOC, Massive Open Course. Ci sono moltissime università che stanno lavorando con questi corsi online e vengono rilasciati alla fine delle attività questi badge di riconoscimento, una specie di distintivo, di certificato che attesta le ore che sono state svolte. Allora, questo
poi ve lo farò vedere meglio, questo è l'esempio del nostro ambiente online dell'istituto di ricerca IPRASE. E possiamo personalizzare tranquillamente la, diciamo, l'home page. Questo era l'home page per quanto riguarda il corso neoassunti dell'anno scorso, dell'edizione 2013. Noi attualmente abbiamo circa 900.000 iscritti in piattaforma. Possiamo sistemare il calendario, abbiamo anche, se vedete, il tuo stato di avanzamento, cioè mano a mano che frequenta il corso mi indica tutto quello che sto facendo. Allora, parliamo di hosting. Chi, per chi vuole provare a installare questa piattaforma in maniera gratuita, vi consiglio ilbello.com, che è un hosting gratuito. E arriva fino al Moodle 2.6 e vi registrate, mail, codice fiscale e si avvia la procedura dell'installazione. E, addirittura vi dà gratuitamente anche il database necessario per l'installazione, quindi avete tutta la procedura e naturalmente nasce questo sottodominio come quello che ho scritto io, betta.ilbello.com. Logico che per una scuola diventa forse poco professionale, però per fare le vostre prove potete usarlo tranquillamente. Altrimenti acquistate un dominio, vi consiglio Ergonet, perché con un semplice click, cioè ha già database, è tutto già aggiornato, con un semplice click vi costo circa 60 euro l'anno, vi installa addirittura l'ultima versione che è Moodle 2.7. Altrimenti lo installate in locale. Non ho potuto, siccome la procedura è un pochino più lunga, non avevamo il tempo necessario, vi consiglio, poi vi lascerò naturalmente tutte le slide, vi consiglio la guida di Alfredo Parisi, vi ho messo il link, proprio sull'installazione nel server Linux. Va nella vostra macchina Linux, va installato server LAMP con Apache 2 e tutto quello che ci serve, PHP, MyAdmin. E attenzione a un elemento importantissimo, cioè la versione PHP, che per le ultime versioni di Moodle deve essere la 5.5. Attenzione, perché altrimenti non potete installare. Allora, adesso vi faccio vedere due esempi per quanto riguarda... per quanto riguarda la nostra piattaforma IPRASE, abbiamo scelto questo template, può essere integrato naturalmente con i social network. Il tastino verde, vedete, l'interfaccia è molto semplice, perché nel momento in cui vado ad attivare attivo modifica, vado ad attivare la modifica e posso tranquillamente, vedete, su ogni risorsa posso andare a modificare direttamente ogni risorsa. E nel momento in cui io svolgo un'attività, ripeto, posso impostare il corso in modo tale che se un'attività non è stata svolta non posso passare a quella successiva. Questa è la piattaforma che stiamo, diciamo, il corso che stiamo facendo adesso per la formazione e l'ingresso dei docenti neoassunti. Ecco, vi volevo far vedere, nel momento in cui vado ad aggiungere un'attività o una risorsa, esempio voglio aggiungere un file, altra comodità della versione superiore a 2 è il fatto che io posso andare sia a, come dicevo prima, a prendere repository esterni, Dropbox, il mio Google Drive, ma posso anche con un semplice drag and drop, quindi o lo carico o lo trascino direttamente all'interno della finestra, quindi con il trascinamento
diventa tutto molto, veramente molto comodo. Per quanto riguarda invece il bello, ecco, io avevo creato in questa, creato un corso così Linux Day Orvieto, come imposto, posso impostare sia per settimane le lezioni sia per argomenti, quindi ho libertà naturalmente anche di scelta di organizzazione. Quindi anche in questo caso, invece questa è la 2.6, attivo la modifica, ecco l'accesso adesso, materiale che è stato ritenuto non appropriato, questa è la rete la rete della scuola, va bene. E immagino che devo chiedere a Peppe perché mi ha bloccato. Ecco perché vedo Peppe Prof. Ecco. Allora, altrimenti ecco, vi volevo far vedere, questo è il sito creato proprio la settimana scorsa dell'Istituto Marie Curie di Pergine in Trentino. Questo è stato creato con Ergonet e questa è la versione 2.7. Ripeto, la gestione è molto, veramente molto facile. Come organizzare una scuola? Innanzitutto evitate che ci siano tantissimi amministratori, prima di tutto fate ecco, 2-3 massimo amministratori. Con l'iscrizione l'amministratore crea il corso e poi rende uno dei docenti, due docenti, gli rende docenti editor in modo tale che ogni docente possa organizzarsi il suo corso. Iscrizione dei ragazzi, l'iscrizione può avvenire, come dicevo, manualmente, come iscrizione spontanea, ovvero i ragazzi sono già inseriti di default, si iscrivono al corso e nel momento in cui si iscrivono al corso, il docente editor del corso invia automaticamente dalla piattaforma un invio automatico l'ingresso, il benvenuto al corso. Quindi si può procedere in maniera automatizzata, quindi molto comoda, in modo tale che l'amministratore gestisce i corsi e vabbè, tutti gli utenti, ma poi ogni docente gestisce la sua classe e le sue, diciamo, le sue classi e le sue attività. Noi posso dire che l'esperienza di Moodle, ripeto, io è da moltissimi anni, quindi ho visto il passaggio dalla 1.9 alla 2.7 che diventa veramente molto facile da gestire e soprattutto molto facile per aggregare diverse risorse, sia esterne sia interne, repository, come dicevo, esterni. Allora, noi abbiamo provato l'anno scorso, abbiamo testato la nostra piattaforma su 150 docenti neoassunti, quest'anno la stiamo testando sul corso dei docenti neoassunti che sono ben 300 e devo dire, tranne beh, qualche problema proprio forse di connessione del singolo utente, ci troviamo molto bene. E, ripeto, chi ha all'inizio difficoltà ma riesce a superarle e soprattutto molto interessante e il valore aggiunto è proprio questo lavoro collaborativo che si può fare all'interno, quindi la costruzione soprattutto di comunità di pratica che diventa fondamentale, una formazione online e l'e-learning che è visto proprio in relazione a come lavoro con gli altri e non più una vecchia FAD come formazione a distanza dove passivamente venivano erogati contenuti, io li vedevo e me li scaricavo oppure li controllavo, vedevo un filmato e lì finiva. Il valore aggiunto di Moodle è proprio questa capacità di crescere professionalmente, di crescere in modo collaborativo. Grazie. Adesso passo la parola all'ingegnere Alessandro Vergari, che è progettista e analista di engineering, e ci illustrerà il talk su come comandare casa con Raspberry e Arduino. Thank you.
Allora, buongiorno a tutti, io sono Alessandro Vergari e lavoro presso Engineering sede Orvieto, in particolare il nostro è un centro di competenza che si occupa di in generale del mondo mobile e quindi sviluppiamo principalmente applicazioni per i telefoni cellulari. Faccio un esempio, io lavoro nel gruppo che ha sviluppato Serie A Team, quindi non so se chi di voi, diciamo così, ha già fatto il download dell'applicazione, se no vi invito a farlo e a mettere un commento positivo su tutti gli store. Il mio lavoro è totalmente diverso da quello che oggi presenterò, cioè io mi occupo di fare sviluppo appunto di software che girano su smartphone piuttosto che tablet, mentre invece quello che vi presenterò oggi è qualcosa che va molto ad un livello molto più basso rispetto ad uno smartphone o ad un tablet, perché andremo a lavorare appunto su degli oggetti che, come vedete, anche ad occhio, a vista, poi magari ve li alzo per chi è in fondo, sono molto più rudimentali, però ci permettono di interagire appunto con le cose che con cui tutti i giorni abbiamo a che fare. Cioè, normalmente, come lavora, diciamo così, anche un cellulare o comunque un sistema che deve controllare qualcosa, che poi lavora allo stesso modo con cui lavora il nostro corpo. Cioè noi abbiamo dei sensori che sono, per esempio, i nostri occhi, che sono le nostre orecchie, che sono il nostro olfatto, e questi sensori, diciamo così, riescono a reperire delle informazioni che poi vengono elaborate dal nostro cervello, e il nostro cervello, in base a questi stimoli dati da questi sensori, attua, diciamo così, delle azioni. Tramite che cosa? Tramite i nostri attuatori. I nostri attuatori che cosa sono? Sono le nostre mani, sono le nostre braccia, sono le nostre gambe ed altro, diciamo così. Tutto questo viene riprodotto in maniera molto 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 più rudimentale rispetto a quello che riusciamo a fare come esseri umani, tramite praticamente delle componenti elettroniche. E quindi, in particolare, oggi cercherò di farvi vedere come è possibile controllare un sistema termico di una casa, della nostra abitazione, tramite appunto una rete di sensori, attuatori e del nostro cervello, che in questo caso sarà un microcontrollore che controlla, quindi riceve le informazioni dai sensori e poi pilota gli attuatori per compiere delle azioni. Ok? Questo è quello, diciamo così, è alla base di tutta, diciamo, l'elettronica, di quello che succede nell'elettronica, nella microelettronica principalmente, ed è anche quello che succede, diciamo così, nel nostro cellulare. Il nostro cellulare ha come sensore la fotocamera piuttosto che il microfono, e risponde a delle azioni come mostrandoci a video delle informazioni che possono essere, diciamo così, una pagina web, piuttosto che fa squillare, diciamo così, il nostro cellulare ed altre cose. Quindi l'obiettivo di questa dimostrazione, di questo progetto, è controllare l'impianto termico di un'abitazione civile. Come lo vogliamo controllare? Non lo vogliamo controllare semplicemente come accade oggi nel 90% delle nostre case. Oggi, nel 90% delle nostre case, noi siamo già in grado di controllare la temperatura della nostra casa tramite il banale termostato che abbiamo attaccato al muro, in cui andiamo a impostare la temperatura di casa.
noi vogliamo fare qualcosa di più, vogliamo farlo da remoto, quindi non essendo lì a impostare, diciamo così, il termostato, ma farlo da qualsiasi punto. Quindi io sono fuori casa e voglio controllare la mia temperatura, la temperatura della mia casa, devo poterlo fare, quindi da remoto, in maniera efficiente, e poi vi dirò che cosa intendo per maniera efficiente, e a costi contenuti, perché ci sono già ovviamente dei sistemi che permettono di controllare l'impianto termico e l'impianto elettrico della nostra casa. Sono sistemi commerciali, ne cito uno, è quello della Bitticino, per dire che è il più famoso, ma ovviamente i costi associati a questo tipo di sistemi sono abbastanza ancora sono abbastanza considerevoli, parliamo di migliaia di euro. In più, diciamo così, voglio essere ancora più ambizioso. L'obiettivo è anche quello di creare una piattaforma hardware che possa essere riutilizzata da chi può essere riutilizzata da makers, quindi da chi ha voglia di cimentarsi in questo tipo di attività e di fare delle prove a casa, anche per provare ad implementare questo sistema per la propria casa, oppure magari con alcuni accorgimenti da professionisti del settore, quindi elettricisti, idraulici o altro, che magari vogliono presentare al proprio cliente una soluzione che non sia quella commerciale, che appunto ha sicuramente tanti plus, ma ha un minus, che è quello del costo, ripeto, costi molto alti. Quindi, per ritornare a quello che dicevo prima, normalmente come funziona un impianto termico all'interno di un'abitazione civile nella nostra casa? Funziona in questa maniera qui: abbiamo in sostanza una caldaia, a questa caldaia arrivano principalmente due mandate, l'acqua fredda e l'acqua calda. L'acqua fredda arriva, viene scaldata, diciamo così, tramite il combustibile che brucia la caldaia, e produce acqua calda che viene immessa in circolo all'interno della casa. E praticamente qual è il modo con cui controlliamo praticamente la temperatura di questa caldaia e della casa? È l'unico termostato, spesso unico termostato, che abbiamo all'interno della nostra casa. E qui nasce la prima inefficienza. La prima inefficienza è data dal fatto che io posso impostare una sola temperatura, che sarà la temperatura di tutte le mie stanze. Ora, noi sappiamo benissimo che invece all'interno della nostra casa spesso abbiamo esigenze diverse in termini di temperatura da stanza, che cambiano da stanza a stanza. Ci possono essere delle stanze, ovviamente, che io vivo tutto il giorno e quindi ho bisogno di una temperatura costante abbastanza alta all'inverno, altre stanze che vuoi per l'uso che diciamo così facciamo di quella stanza, e vuoi perché quella stanza non viene vissuta o viene vissuta meno, non ha senso che in quella stanza io mantenga la stessa temperatura costante della stanza che vivo invece quotidianamente. Quindi questo sistema di controllo ad unico termostato crea questa inefficienza. Io devo mantenere la temperatura costante su tutte le stanze, e quindi brucio ovviamente più combustibile di quello che sarebbe necessario. Quindi scarsa efficienza. È ovviamente comandabile, come dicevo, soltanto dall'interno dell'abitazione. Quindi io sono fuori. Oggi, diciamo così, purtroppo nel 90% dei casi siamo fuori di casa quasi tutto il giorno. Vogliamo arrivare a casa e avere, diciamo così, già impostata una temperatura e quindi la stanza ad una certa temperatura, non possiamo farlo se non muovendo, diciamo così, il nostro termostato, oppure
installando un cronotermostato, diciamo così, che mi permetta di decidere quando accendere o spegnere il mio sistema. Quindi vogliamo aumentare la possibilità di controllare il nostro impianto termico. Come possiamo quindi rivedere il nostro impianto termico per renderlo più efficiente e più controllabile? La prima cosa è dividere la nostra casa in più di una zona. Quindi le zone possono essere banalmente le nostre stanze, quindi ogni stanza è una zona diversa. Ad ogni zona associamo un termostato, in particolare non un termostato, ma ci basta semplicemente un sensore di temperatura che ci permetta di capire in un dato istante qual è la temperatura in quella stanza e poi, diciamo così, semplicemente il nostro progetto vuole poter controllare questi sensori di temperatura e dare la possibilità di programmare questi sensori e questi attatori a nostro piacimento, in base alle nostre esigenze quotidiane, in base al nostro utilizzo appunto degli ambienti, in base alla stagione in cui sono. Quali sono i componenti per questo progetto? Ovviamente ognuno di questi componenti meriterebbe, diciamo, un talk da 2 ore, ma io vi faccio una carrellata per darvi un'idea. Il primo componente sicuramente è il nostro cervello, il cervello del nostro sistema, ovvero l'Arduino Uno. L'Arduino Uno è una schedina che è questa che vedete qui, diciamo così, non so se in fondo si riesce a vedere. L'Arduino Uno è un progetto, intanto mi piace dirlo, è un progetto italiano. È un progetto italiano open source e praticamente ci permette di sviluppare su questa scheda tramite linguaggio di programmazione C. Quindi io posso programmare gli input e gli output di questa scheda tramite inserendo un codice che gira su quel microcontrollore, che è quella parte più nera che si vede al centro, diciamo così, della scheda, e poi vi darò alcuni dettagli ulteriori. Insieme ad Arduino non permette di suo la possibilità di connettere altri dispositivi tramite Ethernet. Ethernet è ovviamente oggi lo standard delle reti e quindi è quello che, diciamo così, a noi serve per connettere ad Arduino altri dispositivi, a meno che non vogliamo farlo tramite protocolli a più basso livello, tramite seriale piuttosto che altri protocolli. E quindi abbiamo bisogno di un'ulteriore scheda che si aggancia sopra l'Arduino, che si chiamano Child, in questo caso la Ethernet Child, che ci permetta, che appunto implementa il protocollo Ethernet. Poi di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno dei nostri sensori. Il DS18B20 che vedete raffigurato lì è un sensore di temperatura, quindi questo piccolo componente ci permette di capire qual è la temperatura in una data stanza. Abbiamo bisogno di che cosa? Di una scheda 8 relè. Perché ci serve un relè? Breve. Un relè ci serve perché noi lavoriamo, diciamo, su questi dispositivi ad una tensione molto bassa. La tensione con cui lavora Arduino è 5 volt. E allo stesso tempo abbiamo la pretesa di controllare invece dispositivi che lavorano a una tensione molto alta, che è quella che abbiamo nella nostra rete elettrica, la 220. Quindi capite che per controllare questi dispositivi dobbiamo essere sicuri
che questa 220 non entri in contatto con nessuno dei nostri componenti che sta sull'Arduino, altrimenti praticamente bruceremmo tutti i componenti all'istante. Ecco perché per controllare questi componenti abbiamo bisogno di un relè. Che cos'è un relè? Un relè, detto banalmente, è semplicemente un dispositivo elettrico che isola, diciamo così, la parte ad alta tensione dalla parte a bassa tensione tramite appunto una bobina. Quindi io comando questa bobina e questa bobina praticamente tramite elettromagnetismo, ok, apre o chiude un circuito su cui passa una corrente a una, e dove ho una tensione a 220 volt. L'ultima cosa che ci serve è un'elettrovalvola. Perché ci serve un'elettrovalvola? Perché per ogni zona io aprirò o chiuderò il passaggio di acqua calda tramite appunto questa valvola qui. Le valvole che abbiamo di solito noi a casa sono quelle che sono vicine al termosifone, sono statiche, si girano e si aprono, ok? E praticamente quelle sono manuali. Questa valvola qui fa lo stesso tipo di lavoro di quelle valvole lì, ma lo fa elettricamente, cioè stimolando elettricamente quel componente lì, la valvola si apre oppure si chiude. E non va inserita vicino al termosifone. Perché non va inserita vicino al termosifone? Perché creerei inefficienza. Cioè, se in quella stanza non ho bisogno di acqua calda, non mi serve farla arrivare, diciamo così, al termosifone. La blocco prima. Quindi già dal collettore, già dalla caldaia, diciamo così, io blocco l'acqua calda che va verso la stanza che, diciamo così, non ha bisogno di essere irradiata da calore, perché altrimenti ovviamente quel calore che gira sotto il mio pavimento è sprecato. Mille fori, cavi e connettori l'ho messa lì perché ovviamente per connettere tutto questo ho bisogno di una scheda di una mille fori, che è semplicemente una scheda vuota dove io posso saldare i miei componenti, e ho bisogno di cavi e connettori vari per connettere i vari componenti. Questo è appunto il collettore tipico di una casa, di un'abitazione civile, dove arrivano appunto tutti i tubi di tutte le stanze dell'acqua calda e dell'acqua fredda, e dove vanno installate appunto le elettrovalvole. Ad ogni stanza associato un sensore di temperatura, ad ogni stanza associato un attuatore che appunto è la nostra elettrovalvola, e ovviamente Arduino permette di monitorare la temperatura dei sensori, attivare e disattivare gli attuatori. Questa è una descrizione un pochino più dettagliata dei componenti di Arduino. Io mi soffermo soltanto su alcune componenti fondamentali. Ovviamente la TMega 328 è il microcontrollore, è il cervello di Arduino. È quello che praticamente permette di far girare il codice che noi scriviamo in C. E che cosa fa? Non fa altro che comandare degli ingressi e degli uscite. Quei digital I/O pins sarebbero degli ingressi di input-output digitali. Che cos'è un ingresso digitale? Banalizzo ovviamente. Un ingresso e un'uscita digitale è nient'altro, ad ognuno di quei collegamenti è associata una tensione di 5 volt o 0 volt. Quindi se io voglio inviare una certa informazione all'esterno, non faccio altro che praticamente inviare dei bit. Ora i bit, sapete tutti, hanno due possibilità, no?
li conoscete, quindi posso, una variabile, diciamo così, può avere due valori, 0 oppure 1. A 0 gli assegno il valore 0 volt, ad 1 gli assegno il valore 5 volt, quindi quando in uno di quei pin praticamente associo 5 volt sto inviando l'informazione 1, quando gli associo 0 volt sto inviando l'informazione 0. Nel nostro caso dobbiamo inviare informazioni molto semplici, acceso, spento, 0, 1, e è quello proprio che fa il caso nostro, perché il pin digitale non fa che questo. Poi ci abbiamo anche dei pin analogici che possono essere utilizzati per leggere e comandare, diciamo così, per leggere dei valori che non sono digitali. Non li useremo in questo caso. Questo è lo schema della soluzione, quindi al centro vedete Arduino e poi tutte le varie connessioni. Ovviamente non vi sto a spiegare perché non c'è tempo, diciamo tutti i sensori che noi utilizziamo sono sensori digitali e quindi sono agganciati, diciamo così, al nostro Arduino tramite una resistenza cosiddetta di pull-up, che varia in base al tipo di sensori. Però diciamo i sensori di temperatura hanno una caratteristica particolare, questi sensori di temperatura hanno una caratteristica particolare e sono sensori che sfruttano la tecnologia cosiddetta one wire. Che cosa vuol dire la tecnologia one wire? Vuol dire che in Arduino, come avete visto, il numero di pin, quindi di ingressi e di uscite, sono limitati. Quindi sono circa 12 input output digitali e 5 analogici. Questo significa che in un edificio, diciamo così, che ha molte stanze o molte zone, faccio presto a terminare il numero di pin a disposizione se ad ogni sensore devo associare un pin di Arduino. Quindi la tecnologia one wire che cosa mi permette? Mi permette di creare una rete di sensori che sono connessi in parallelo tra di loro. Ad ogni sensore è associato un indirizzo e quindi Arduino non ha necessità di essere connesso direttamente ad ogni sensore, ma basta un pin solo per leggere la temperatura di quel sensore. Considerate che ogni sensore ha un indirizzo, è come se Arduino, quando ha bisogno di leggere quel determinato sensore, chiedesse alla rete di sensori one wire: mi dai la temperatura dell'indirizzo X, mi dai la temperatura dell'indirizzo Y, e questa rete, quindi ognuno appunto dei sensori a cui arriveranno tutte le richieste, risponderà solo nel momento in cui la richiesta è legata al proprio indirizzo. Quindi con un pin riesco a gestire n sensori. Vi ho detto che il linguaggio di programmazione praticamente di Arduino è C. Che cos'altro ci serve? Ci serve ovviamente qualche nozione base di elettrotecnica, banalmente la legge di Ohm. Chi vuole approcciare un progetto di questo tipo deve conoscere le leggi basi della fisica, ma insomma con la legge di Ohm si fa molto, diciamo. Qualche nozione di elettronica e poi ci serve tanta volontà, quindi saldatore, stagno e tester e la curiosità e la volontà di fare tante prove. Ve lo dico sulla mia pelle perché ovviamente non conoscevo questo mondo, o comunque lo conoscevo soltanto in teoria da corsi universitari eccetera, ma portare la teoria, diciamo così, sul campo richiede sempre tante ore di lavoro per fare prove, per fare test e quindi utilizzare anche strumenti che sono, diciamo così, rudimentali, come può essere un saldatore, lo stagno, una breadboard. Che cos'è la breadboard? La breadboard è questa schedina qui.
La Bradford ci permette di fare delle connessioni immediatamente senza andare appunto a fare le saldature. Quindi io tramite dei connettori e dei piccoli cavi riesco a connettere già i pin di Arduino e a sperimentare praticamente i collegamenti che poi andrò ad implementare sulla mia 1000 fori o piuttosto che sulla mia PCB, ma sperimentarli subito e quindi correggermi se ho sbagliato qualcosa. Capite che un conto è staccare un filo e metterlo da un'altra parte e correggerlo, e un altro conto invece è prendere il saldatore, saldare il componente, vedere che ho sbagliato, dissaldare il componente e risaldarlo in un altro punto. È completamente diverso. Che cosa voglio dimostrarvi oggi? La dimostrazione è abbastanza semplice, ma è praticamente il core di tutto il sistema. Quindi la dimostrazione prevede: immaginiamo di dividere la nostra casa in 3 zone, e queste 3 zone sono rappresentate in questo caso, gli attuatori associati a queste 3 zone, quindi le nostre elettrovalvole, che oggi non vi ho portato perché se vi avessi portato le elettrovalvole non avreste potuto apprezzare che cosa il movimento dell'elettrovalvola, le simuliamo tramite delle lampade. Avere una lampada o avere un'elettrovalvola ai fini, diciamo, del nostro progetto è la stessa cosa, è semplicemente un attuatore. Quindi 3 zone rappresentate da 3 lampade che sono le verdi e la bianca, diciamo. E la nostra caldaia, quindi l'accensione della nostra caldaia, che è rappresentata dalla lampada gialla. E poi un termostato programmabile tramite PC. Che cos'è un termostato programmabile tramite PC? In questa situazione il termostato non esiste più. Il termostato per me è un valore che imposto all'interno del mio dispositivo. Quindi, che cosa vedremo? Vedremo che leggendo i valori dei nostri sensori e impostando poi un valore superiore a quello che ci danno i nostri sensori, vedremo che la lampada gialla, cioè la caldaia, e le varie, diciamo così, le varie elettrovalvole, cioè le 3 lampade verdi e bianca, si accenderanno. Questo vorrà dire che ho attivato la mia caldaia e ho attivato l'acqua calda verso le 3 stanze. Poi vedremo che invece scaldando, quindi simulando il fatto che il sensore di temperatura arrivi ad alla temperatura che abbiamo impostato, quella lampada, quindi l'attuatore che manda l'acqua calda a quella stanza, si spegne perché ho raggiunto la temperatura che avevo impostato, diciamo così, sul termostato. Questo, diciamo così, di per sé è una dimostrazione banale, ma racchiude in sé la possibilità di sviluppare tutto quello che ci viene in mente semplicemente leggendo dei sensori e avendo a disposizione la possibilità di comandare i relativi attuatori come tramite protocollo HTTP. Perché appunto le API che Arduino metterà a disposizione tramite il nostro software che gira su quell'Arduino, mette a disposizione appunto queste API. Permette di leggere la temperatura, permette di leggere la temperatura di un sensore, permette di attivare un attuatore o di disattivare un attuatore. Capite che con queste primitive noi possiamo sviluppare tutto quello che ci viene in mente. Quindi attivare un attuatore quando in quella stanza ho superato una certa temperatura, disattivarlo quando quella temperatura è scesa sotto una certa soglia. Tutto questo poi appartiene al mondo di chi lavorerà con questo tipo di piattaforma. Noi abbiamo con questo progetto, noi abbiamo dato la possibilità a chiunque di accedere ad attuatori e sensori tramite il protocollo HTTP, quindi tramite anche il nostro telefono cellulare, quindi tramite il nostro computer.
Vado. Quindi, nella breadboard abbiamo tre sensori, i tre sensori delle tre stanze. Lampada gialla è la lampada, diciamo così, della caldaia, lampade verdi e lampada bianca sono le lampade, diciamo così, che raffigurano il fatto che arrivi o meno l'acqua calda in quella data stanza. Chiudo un attimo la presentazione. Ecco qua. Quindi, questa è semplicemente una pagina web. Questa pagina web adesso sta girando sul mio PC, ma messa su un web server può essere acceduta tramite un qualsiasi dispositivo che tramite protocollo HTTP riesce a raggiungere la pagina, quindi il nostro cellulare, tablet, iPad, tutto quello che volete. Banalmente lì abbiamo le temperature dei tre sensori, quindi in questa stanza attualmente quei tre sensori ci segnalano che la temperatura è di 20,2 gradi. Il valore del termostato deve essere impostato a zero, quindi praticamente noi vorremmo attualmente una temperatura di 0 gradi qui e quindi la caldaia ovviamente non parte. Se vado ad impostare il valore ad un valore superiore a quello dei 20 gradi centigradi, che cosa mi aspetto? Mi aspetto che si accenda la caldaia e si accendano tutte le tre elettrovalvole che mandano acqua calda alla stanza. Postiamo 21. Come vedete si è accesa caldaia e tre elettrovalvole delle tre stanze. Adesso che cosa succede? Se in una delle stanze io simulo il fatto che sono arrivata alla temperatura di 21 gradi e lo simulo toccando il mio sensore con il mio corpo e automaticamente la temperatura dovrebbe salire. Appena la temperatura sale, praticamente l'elettrovalvola legata a quella stanza dovrebbe spengersi. Qui c'è sempre un minimo di suspense perché... Se non sale o è rotto il termostato, sei morto tu. Esatto, esatto, sì, c'è questa... ...27, non arriviamo mai a 21. Un accendino. 21 era arrivato. E la lampada si è spenta. Adesso, se io mi stacco, vedete, è già riscesa e quindi la lampada si è riaccesa. Questo sfrutta semplicemente, diciamo così, quelle API HTTP che mette a disposizione appunto l'Arduino. Ritorniamo alla presentazione per concludere. Ok, ovviamente per motivi di sicurezza non siamo in grado, non vogliamo mettere a disposizione queste API, diciamo così, sul web. Capite che queste API potenzialmente sono accessibili da chiunque. Se io espongo questo tramite una wifi all'interno della mia casa, chi sta sotto casa mia potrebbe accendere e spegnere la mia caldaia. Ovviamente non è una cosa proprio fantastica, diciamo. Quindi abbiamo bisogno di esporre una pagina web piuttosto che delle API, ma tramite un protocollo più sicuro, quindi HTTPS, quindi TLS, sono dei protocolli che mi permettono di garantire la sicurezza. Questo tipo di protocolli è molto difficile, sono molto difficili da implementare su un microcontrollore come questo. Quindi abbiamo bisogno di un sistema che sia più vicino, diciamo così, al nostro computer di casa
E ecco qui la soluzione. La soluzione è che ho individuato il Raspberry. Raspberry è nient'altro che un piccolo computer racchiuso in questa schedina. In questa schedina ci sono tutti i componenti che ci sono normalmente nel nostro computer di casa. C'è la scheda video, c'è la possibilità di attaccarci un dispositivo USB, c'è la possibilità di attaccarci un dispositivo tramite Ethernet, tutto quello che, diciamo così, permette un computer di casa. E quindi a bordo c'è la possibilità di attaccarci un hard disk piuttosto che un qualsiasi altro dispositivo di memoria. E quindi a bordo di questo dispositivo possiamo installare tutto il software che ci permette di rendere sicura la soluzione, quindi un web server, quindi un DB per fare tutto quello che abbiamo, che ci viene in mente, diciamo così, con le API che vi ho descritto prima, perché no, Django, che è un CMS che mi permette di sviluppare in maniera molto più semplice le mie pagine web, sviluppare con HTML5, CSS, JavaScript, montare a bordo un firewall che mi permetta di bloccare tutte le richieste di eventuali possibili attaccanti, e ovviamente dialogare con la mia schedina su una rete privata, quindi non aperta al web. Questa è, diciamo così, la soluzione, diciamo così, a blocchi. Quindi come vediamo, che cosa ho? Ho i miei sensori, ho i miei attuatori, ho il mio cervello, che è l'Arduino, e tutto questo viaggia all'interno della mia rete privata. Poi ho il Raspberry che si connette tramite sulla rete privata all'Arduino ed espone tramite web service o altro, diciamo così, a mondo esterno, che quindi è il mio cellulare, il mio PC piuttosto che il mio tablet, diciamo, le funzionalità che ho implementato, quindi la possibilità di controllare il mio impianto termico. Ma controllare l'impianto termico significa, allo stesso modo, con delle piccole modifiche, controllare anche una presa elettrica, controllare la presa del mio forno elettrico. Sono al lavoro. Flash. Scusa, ma il Raspberry con l'Arduino come sono collegati a sua volta? In Ethernet? In Ethernet. Ah, quindi devo mettere pure uno switchetto. Esatto. Oppure hai la possibilità di connettere Raspberry e Arduino tramite seriale. Che sarebbe meglio? Sarebbe meglio, dipende da, diciamo, sicuramente è più difficile implementare, perché devi implementare un protocollo con cui far comunicare, diciamo così, l'Arduino al Raspberry, mentre invece se tu lo connetti tramite Ethernet hai gratis l'HTTP che ti permette di... No, perché potrei pure interrogare Arduino tramite SSH, per dire, in SSH con le... Ma SSH è un protocollo, intanto è applicativo, quindi sta sopra TCP/IP come strato, quindi tu stai sfruttando Ethernet come certo, interfaccia certo, fisica, certo, sì, sì. Quindi SSH lo sfrutti se hai connesso l'Arduino Raspberry tramite Ethernet. Ultima cosa per concludere, la lista della spesa, cioè quanto costa provare ad implementare, oltre il tempo che è ovviamente non calcolato in questo, quanto costa fare una cosa del genere? Ho provato a fare una lista della spesa, quindi l'Arduino 1 costa mediamente sui 30 euro, la Ethernet Shield, che è quella che si innesta sull'Arduino 1 e implementa Ethernet, costa 20 euro circa. Ciascuno di quei sensori costa 4 euro cada uno circa. Modulo relè 10 euro, elettrovalvola ne trovate quante di varie marche eccetera, ma mediamente sui 15 euro. Ho messo altri 15 euro di cavi e connettori e Raspberry, che costa, diciamo, sui 36-40 euro, diciamo. Quindi con un totale
di circa 250 euro riusciamo a controllare il nostro impianto termico, e non solo, ripeto, perché non una, la presa del forno della nostra casa o la presa della nostra lavatrice o il cancello esterno, oppure perché no le luci esterne, oppure voglio fare dei giochi di luce all'interno della mia casa per creare, diciamo così, delle configurazioni di ambiente, quindi delle luci soffuse mentre guardo la televisione, delle luci più accese quando sto cenando, eccetera eccetera. Tutte queste implementazioni sono a disposizione, diciamo così, e a nostra fantasia, una volta che abbiamo la possibilità di interfacciarci con i nostri sensori, con i nostri occhi e con i nostri attuatori, cioè con le nostre mani e con le nostre braccia, in maniera semplice e, diciamo così, remota. Tutto il resto si tratta soltanto di implementarlo tramite linguaggi di programmazione o protocolli che sono abbastanza semplici: HTTP, JavaScript, CSS, HTML, alla portata di tutti. Ultima cosa, prima dei ringraziamenti, spero di avervi dato, diciamo così, l'idea che un sistema di questo tipo non è soltanto per esperti. Cioè, io ho iniziato la progettazione di questo sistema, e ovviamente proseguirò perché c'è molto da migliorare, tramite un corso che è stato svolto all'Allerona e è stato sponsorizzato ovviamente da Linux User Group su Arduino. Quindi sono partito da zero, senza conoscere minimamente Arduino, e diciamo così, con un po' di lavoro, come si dice ovviamente, un po' di tigna, tutti siamo in grado di arrivare, diciamo così, a un risultato come questo. Quindi non è un lavoro, non è un'attività che è rivolta soltanto ad esperti. Quindi spero di avervi dato questa sensazione, insomma. Ringrazio ovviamente, a margine di questo, Marco Ciammella, che mi ha dato la possibilità di partecipare a questo talk. Ringrazio ovviamente Engineering, che è la società per cui lavoro e che è uno degli sponsor della manifestazione. Ringrazio ovviamente tutti voi, perché è sempre un piacere parlare a una platea così, così vasta e attenta. Quindi spero di non avervi annoiato, e se ci sono domande. Io ho una domanda. Prego. Per quanto riguarda il sensore One Wired, sì. Come fai praticamente a dare l'indirizzo? Cioè, chi è che gli dà questo indirizzo? Cioè, come avviene? È impostato dal produttore. Ah, quindi ognuno ha un indirizzo diverso. Ognuno ha un indirizzo diverso, e diciamo, per sapere qual è l'indirizzo, c'è uno sketch, si chiamano così, le porzioni di codice di Arduino, i file, diciamo così, che gira, vengono chiamati in gergo sketch, e c'è uno sketch del produttore, ma è semplicemente replicabile, che permette di far girare su Arduino appunto questo software, e essendo connesso ad un pin di Arduino ritorna all'indirizzo del produttore. Quindi io quello che ho fatto è connettere tutti i miei sensori alla breadboard, connetterli ad un pin di Arduino e leggere, facendo girare questo software, gli indirizzi di tutti i sensori. Quindi li ho mappati, in sostanza li ho assegnati ad ogni stanza della casa, ogni sensore con un indirizzo assegnato ad ogni stanza della casa, e da quel momento in poi so che appunto, se voglio la temperatura della stanza X, richiedo appunto la temperatura legata a quell'indirizzo. Invece, per quanto riguarda il Raspberry, come avviene l'isolamento fra i vari indirizzi, cioè fra quello che è sull'esterno e quello che è lato, diciamo, dell'Arduino? Allora, per quanto riguarda Raspberry, praticamente
in realtà stanno tutte e due attestati sulla rete interna. E che succede poi? Che praticamente tramite il router a cui sono connessi appunto sia Raspberry sia Arduino, lì sopra c'è una sorta di firewall, quindi faccio il NAT della rete. Che cosa succede? Che praticamente il mio router è un router modem ADSL, quindi ha tutti gli indirizzi, la rete interna, e ha un indirizzo appunto che è sulla rete internet in sostanza. Quindi che succede? Che quando io chiamo il mio servizio sulla porta 80, che magari è quella di default dell'HTTP, del web, in realtà praticamente configuro all'interno del mio router l'indirizzo che dovrà rispondere a quella richiesta interno. Quindi di Raspberry. Ma se no, scusa, può fare anche tutto Raspberry, anche da DHCP, e quindi il router praticamente lo bypassi tranquillamente. Cioè senza mettere nemmeno lo switch, no? Anche un cavo, diciamo, classica cross Ethernet, col cavo così normale. Sì. Sì, però per esporlo all'esterno e quindi darti la possibilità di accedere al sistema da mobile. Quindi basta che deve essere soltanto, per esempio, apri soltanto la 80 sul router, nattandola sull'indirizzo di Raspberry, e poi è Raspberry che comunque sia la LAN, dà gli indirizzi lui perché fa pure da DHCP. Sì, sì, certo, se tu il DHCP dici di non implementarlo sul router, ma di implementarlo su Raspberry. Su Raspberry. Vabbè, quella è una scelta, diciamo, router ce l'ha nativa e quindi diciamo io ho utilizzato quella, ma nessuno ti viene di utilizzare non so di sicurezza e cose varie, quindi è meglio impostarlo su Arduino, meno, che ne so, se almeno se funziona, se non funziona non funziona solo Arduino. Sì assolutamente sì, se tu utilizzi comunque come server DHCP Raspberry è fattibile, insomma non ci sono problemi. I certificati HTTPS, se uno vuole impostare praticamente una comunicazione sicura, sono di facile reperimento e è anche abbastanza semplice configurarli. Ci sono delle guide. Tanto Raspberry mi sembra capire che è Linux, che c'è la Debian dentro. Assolutamente sì. Sì, c'è Linux, e quindi basta impostare appunto web server. Ci sono altre domande? Se no vi ringrazio. Passo la parola adesso a Andrea Frettuzzi, che è geologo del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università di Perugia, che ci parlerà del progetto OpenStreetMap. Anche lui ex. Buongiorno. Nel frattempo stiamo passati al Dipartimento di Fisica e Geologia. Allora, io sono un appassionato di cartografia e di mappe fin da quando ho cominciato facendo la tesi di rilevamento all'università. Ovviamente poi sono passato ai sistemi informativi geografici e tutto quello che gravita intorno alla creazione di mappe e la geografia in senso un po' moderno. OpenStreetMap, vediamo il succo. Che cos'è? È un progetto cartografico collaborativo che nasce da un'idea di una singola persona per creare mappe stradali. Allo stato attuale è la più grande banca dati cartografica libera al mondo. Il concetto è un concetto, diciamo, del modello crowdsourcing, cioè è tipo Wikipedia. Lo slogan è la mappa wiki libera del mondo. Ognuno in pratica può essere considerato come la massima autorità geografica nel proprio quartiere, quindi ognuno mappa il proprio quartiere e insieme si mappa il mondo. Questo è il concetto di base. La quantità e la qualità di dati è in fortissimo sviluppo perché sono sempre di più i contributori, perché è sempre più accessibile la tecnologia necessaria, che semplicemente è un GPS e internet, il collegamento a internet.
La comunità è l'elemento fondamentale perché non solo è quella che inserisce i dati, ma anche quella che fa il controllo di qualità. Mettiamo subito dei paletti: OpenStreetMap non è una raccolta di tracce GPS da diciamo slegate e messe insieme a caso, e non è neanche una copia di Google Map, è molto di più, vedremo perché. Innanzitutto perché è un progetto che si basa su dei dati che sono liberi, grazie, e che sono praticamente sottostanno ad una licenza del tipo delle Creative Commons, attribuzione condivide allo stesso modo. In realtà è possibile quindi utilizzare questi dati per qualsiasi scopo, anche commerciale, con il solo vincolo di citare la fonte. Il condivide allo stesso modo scatta se noi vogliamo prendere i dati di OpenStreetMap, aggiungere altri dati, creare un bel pacchetto e venderlo. Non è possibile, quindi va condiviso allo stesso modo, ma possiamo fare qualsiasi tipo di applicazione commerciale, utilizzarlo in ogni modo, non c'è problema. Questo non è vero per la quasi totalità della cartografia disponibile, anche quella delle pubbliche amministrazioni, anche quella commerciale, tipo appunto lo stranominato, per cui ci sono comunque delle licenze, dei vincoli, non è possibile fare tutto quello che si vuole. I dati, è una mappa diciamo fatta dagli utenti, riporta informazioni che sono presenti soltanto su questa mappa. Faccio solo alcuni esempi: le strade ovviamente, ma si arriva sino ai sentieri, alle strade sterrate, le scale, ovviamente attrazioni turistiche, elementi di servizio, uffici postali, buche delle lettere, toilette pubbliche, fontane dell'acqua potabile, cestini dei rifiuti, bancomat, parcheggi, campeggi, strutture sanitarie, trasporti, addirittura funivie, impianti di risalita, strutture sportive, addirittura opere diciamo antropiche quali centrali elettriche, elettrodotti, dighe, insomma chi più ne ha più ne metta. Ovviamente in realtà non ci sono solo i dati degli utenti, vengono e sono stati importati anche tutti i dati che vengono rilasciati dalle pubbliche amministrazioni con licenze compatibili, cioè licenze aperte, licenze di public domain, licenze appunto di attribuzione, eccetera eccetera. Questo è vero ad esempio per i dati Istat, sono importati le coordinate dei centri abitati, i confini delle regioni, province e comuni. I dati che vengono ultimamente rilasciati sui portali open data regionali, c'è tutto un movimento dietro al concetto di open data, cioè i dati pubblici prodotti dalle pubbliche amministrazioni pagati dai contribuenti dovrebbero essere rilasciati gratuitamente, e questo viene fatto attualmente solo in alcuni casi. Questi dati vengono e sono stati importati, c'è l'esempio del Piemonte, dell'Emilia Romagna, il Veneto, recentemente l'edificato della Regione Sardegna, il database della Regione Toscana è completamente disponibile, è in stato di importazione con grafico catastale, numeri civici, grafo stradale. Tutti questi dati sono molto importanti perché poi possono essere utilizzati liberamente da tutti, e qui viene la domanda che vorrei fare, ecco, al Comune d'Orvieto per dire magari a che punto siamo in questo campo, insomma, se è possibile liberare i dati catastali, anche i numeri civici sono molto importanti, per esempio geolocalizzati, georiferiti. È stato anche concesso l'uso delle foto aeree per il cosiddetto ricalco, questo dal Ministero dell'Ambiente, quindi è possibile ricalcare l'ortofoto che è accessibile tramite il geoportale nazionale, ad esempio c'è un'edizione 2012. Sono stati anche concessi diritti da enti commerciali come Yahoo, Bing e Mapbox Satellite. I dati di OpenStreetMap sono dei dati buoni, soprattutto laddove la comunità è forte o dove c'è stata un'apertura. Molte città abbiamo dei dati estremamente dettagliati e sono dati, gli unici dati presenti, ad esempio nel Terzo Mondo, dove gli investimenti fatti dalle mappe commerciali non hanno un ritorno economico diciamo adeguato e quindi non vengono mappati, e quindi abbiamo nel caso delle mappe commerciali fortissime carenze, ovviamente in Africa, America Latina, eccetera eccetera. La comunità è molto importante, dicevamo, soprattutto in un contesto come questo. Tutto nasce nel 2004 da un'idea di Steve Koster, che è un ragazzo inglese. Nel 2005 avevamo 1000 utenti registrati. Nel 2007 un grosso impulso viene dato alla mappa dall'inserimento massivo di dati
che vengono importati ad esempio tutti i dati americani, i dati Tiger, che hanno una licenza libera, e sono stati concessi i dati di Han, che è una ditta diciamo analoga a Telenav, Teleatlas, molto forte in Olanda, Cina e India. In Italia iniziamo nel 2008 con il primo mapping party svolto ad Arezzo a gennaio, seguito a febbraio da quello di Perugia. La comunità di Perugia è molto molto attiva. Nel gennaio 2009 viene creato un apposito team per coordinare e supportare le attività umanitarie, che nasce diciamo in seguito ad eventi particolari come il terremoto di Haiti, dove era necessario mappare un territorio completamente privo di qualsiasi informazione. Qui c'è un grafico che mostra l'evoluzione, vediamo che appunto dal 2005 ad oggi siamo arrivati a superare diciamo, 1.900.000 utenti. Va però fatta una distinzione fra gli utenti che semplicemente si registrano al sito e gli utenti che invece effettivamente contribuiscono facendo delle modifiche, inserendo dati, e qui abbiamo ad esempio i grafici riferiti a chi ha fatto almeno una modifica, un censet, chi ne ha fatte più di 10 o fino a 10 o più di 10, e abbiamo dei dati che quindi arrivano, persone che fanno delle modifiche intorno, sono allo stato attuale intorno ai 500.000. C'è anche un meccanismo fisiologico di, diciamo, di esaltazione iniziale, dove si vede che quindi i membri attivi per mese sono molto attivi all'inizio, poi calano, rimane uno zoccolo duro che continua però a contribuire al progetto negli anni, quindi nelle varie annate. Qui è il caso diciamo, a partire dal 2008, quando c'è stato cominciato a essere effettivamente molto diffuso. Abbiamo 150.000 utenti italiani, una comunità molto forte. Questo grafico è abbastanza aggiornato e mostra diciamo, gli utenti attivi giornalmente, quelli che ogni giorno fanno almeno una modifica, e è riferito al mese di ottobre. Questo è un dato molto diciamo, recente. Vediamo che si va da 120 a 200 circa, 190 e qualcosa persone che giornalmente inseriscono dati all'interno di OpenStreetMap. Questo è un dato buono perché rispetto a tutti i paesi del mondo siamo diciamo intorno al quinto posto. Cosa succede in Umbria? Non ho trovato dati aggregati diciamo in funzione della nostra regione, però possiamo vedere, invece che guardare gli utenti, guardare quelli che sono i dati proprio, facendo riferimento ad esempio alle strade. Ho trovato dei dati diciamo relativi al settembre dell'anno scorso, che dice che in Italia erano stati mappati in quel momento 822.000 chilometri. Andando a vedere il dato per provincia, vediamo che Bolzano è al primo posto con 24.000 chilometri mappati, poi abbiamo la provincia di Roma, la provincia di Torino, all'ottavo posto si piazza diciamo in maniera onorevole la provincia di Perugia con 14.000 chilometri, la provincia di Terni è all'ottantesimo posto con soli 4.500 circa chilometri. Questo può voler dire che abbiamo poche strade, ma potrebbe voler dire anche che abbiamo una comunità un pochino meno forte, c'è più lavoro da fare probabilmente. I riferimenti della comunità italiana sono un portale alle pagine wiki del progetto, c'è un portale italiano quindi con tutta una serie di link e di informazioni utili in italiano, e c'è ovviamente una mailing list molto attiva che consente quindi di avere un feedback, porre domande e avere rapidamente delle risposte sui dubbi, le varie esigenze. Andiamo a guardare la mappa. In realtà non è una mappa, ma si parla di molte mappe, perché le informazioni presenti in un database geografico possono essere visualizzate secondo regole diverse, secondo stili, secondo simboli diversi, in modo da produrre mappe diverse. Questo processo viene definito rendering, e è chiaro che per esempio è automatico un certo tipo di selezione in funzione della scala di rappresentazione. Noi dovremmo scegliere quante informazioni dare, quale dettaglio in funzione della scala, altrimenti la mappa non è leggibile. Possiamo scegliere le informazioni però anche in funzione dell'utilizzatore finale, che può essere diverso, può essere un automobilista ma anche un escursionista, eccetera eccetera. Sulla home page di OpenStreetMap abbiamo 5 tipi di rendering diversi, un rendering, una mappa standard che è in generale molto ricca, molto densa di informazioni, una mappa ciclabile che è più orientata all'escursionismo e al ciclismo, tra virgolette, una mappa dei trasporti che
sintetizza quelli che sono appunto i trasporti, linee autobus, linee ferroviarie, eccetera, eccetera. Una mappa, la Map Quest Open, che è più elegante e con meno informazioni, e una mappa finalizzata al supporto umanitario. Io direi di dare un'occhiata, ve le faccio vedere, se riusciamo a far funzionare internet. Ok. Non so quanto si vede rispetto alla luce, però diciamo, per esempio, le principali italiane ovviamente hanno delle mappe molto fatte molto bene. Questa è la mappa standard. Vedete, la quantità di elementi è impressionante, sono presenti vari edifici, sono presenti varie strutture commerciali, addirittura la frontiera è i civici, nel caso di Firenze sono stati inseriti una quantità consistente di numeri civici, le fermate degli autobus, in questo caso vedete i pallini verdi sono gli alberi, i singoli alberi, i semafori, farmacie, eccetera, eccetera. Per esempio la mappa dei trasporti, nel caso specifico, anche qui è ben fatta perché sono state inserite le relazioni che consentono di identificare le diverse linee, ad esempio di autobus, eccetera, eccetera. Veniamo a noi. Ok, piano piano la mappa si sta caricando. Per esempio, una cosa particolare, abbiamo i quartieri di Orvieto. Anche qui fondamentali sono le, vi metto in evidenza dei punti, no? Per esempio le scale. Abbiamo idea quando un determinato tracciato fa riferimento ad una scala, e questo può essere molto importante. Un'occhiatina qui alla nostra zona, quindi Cigonia, sono inserite le scuole, i parchi pubblici, i luoghi di culto, percorsi pedonali, qui c'è il, insomma, chi più ne ha più ne metta. Faccio vedere al volo la mappa ciclabile, quindi si vedono delle piste, che diciamo i percorsi che possono essere utilizzati ad esempio come piste ciclabili. Qui siamo sull'Appennino, per le nostre escursioni, ecco, abbiamo una mappa che presenta ad esempio le curve di livello, che poi possono essere molto importanti, insomma molto utili, principali sentieri, rifugi, addirittura insomma, vari elementi naturali, eccetera, eccetera. Torniamo alla presentazione, questo è per farvi dare un'occhiata. Sono partito dall'inizio. Ok, esistono anche altri tipi di rendering, ad esempio dei rendering tra virgolette grafico-decorativi, come quello che costituisce lo sfondo della presentazione, che era visibile meglio all'inizio, addirittura per vedere le piste da sci, oppure una versione marittima. Qui vado veloce perché abbiamo già visto.
questa è la versione, diciamo, cosiddetta marittima, dove sono riportati addirittura il traffico marittimo. Andiamo a vedere un po' come è fatto il database. Diciamo, esistono, sono presenti quattro elementi: un elemento che è il nodo, che è un elemento puntuale che viene utilizzato per descrivere caratteristiche puntuali, ovviamente linee, way, che si utilizzano per descrivere elementi lineari, ovviamente strade, corsi d'acqua, eccetera, delle aree, cioè un insieme di punti chiuso a cui viene associato un tag area, yes, che si utilizza per ovviamente elementi areali, e le relazioni. Le relazioni sono a un livello superiore, praticamente sono un insieme dei precedenti elementi, quindi ad esempio una relazione viene usata per descrivere una linea su un fissato dell'autobus e sarà caratterizzata da tutte le strade che compongono quella linea dell'autobus e da tutte le fermate come elementi puntuali. Vengono associate ovviamente le informazioni a questi elementi spaziali tramite delle etichette, tag, dove il primo valore, diciamo, indica la che è, indica una famiglia di caratteristiche, e poi c'è il valore vero e proprio che specifica le caratteristiche. Faccio un esempio: questo è il tag della che è highway, che è quella applicata alle strade, e i vari valori sono quelli che descrivono i vari tipi di strada, quindi dalla superstrada sino al sentiero, al percorso pedonale. Addirittura possiamo utilizzare queste informazioni anche per elementi puntuali, quali appunto i semafori, i segnali di stop o le fermate dell'autobus. Qui ho altri esempi di etichette, di informazioni che possono essere utilizzate, quindi esempi per parchi divertimenti, parchi giochi, turismo, addirittura funivie, corsi d'acqua, ferrovie, elementi naturali, eccetera eccetera. Per districarsi in queste informazioni nel momento che noi vorremmo inserirle, ovviamente ci sono delle pagine wiki che descrivono ampiamente tutti i vari tag, le varie informazioni. C'è anche una pagina delle proposte, cioè noi possiamo anche pensare di inserire degli elementi che attualmente non sono ben codificati però importanti, e creare quindi un meccanismo per cui la mailing list, la comunità, poi decide come effettivamente possono essere taggati e le informazioni inserite. Quindi ci sono le cosiddette proposed feature. Qui è per capire un po' quello che c'è dietro a tutto quanto il progetto, a tutto quanto il sistema. È tutto software libero, ovviamente. Abbiamo il database, che è un database PostgreSQL, ovviamente, che contiene tutti i geodati che derivano essenzialmente da varie fonti, ma fondamentalmente dagli utenti, oppure da geodati, diciamo, importati in maniera massiva. Esistono tutta una serie di software che servono per inserire i dati tramite il protocollo, le API di OpenStreetMap. Nel caso di dati importanti si utilizzano degli script. Viene fatto un backup con una certa frequenza, almeno giornaliera, un dump, che viene inviato poi ai vari motori che servono poi per distribuire le informazioni, quindi ad esempio ai vari motori di rendering che faranno poi le mappe, oppure questo database è accessibile e può essere distribuito, scaricato per qualsiasi finalità, e quindi comunque il back-end, quello che è la distribuzione all'utente finale del dato. Quello che è diverso rispetto a tutto, diciamo, il resto del mondo è che tutta la banca dati è completamente accessibile. Potete scaricare, possono essere scaricati tutti i dati in vari formati, non soltanto, diciamo, la mappa raster, quindi le tile, eccetera, eccetera. E possono essere utilizzati per svariatissime applicazioni e servizi. E faccio diversi esempi. Possiamo, per esempio, tornare alle mappe cartacee. Tramite questo sito è possibile prepararsi una mappa cartacea di una certa zona che presenta addirittura uno stradario e i principali punti di riferimento. Abbiamo servizi di routing, quindi per trovare il percorso, ma per esempio una cosa interessante, possiamo fare anche il routing fra i sentieri, fra percorsi, diciamo, pedonali, sentieri, piste ciclabili. Per esempio qui possiamo fare un bel giretto nei monti che da Acqua Sparta vanno verso, diciamo, il lago di Arezzo, la diga di Arezzo e Croce Marroggia, la zona del Croce Marroggia. Vi sono anche delle applicazioni che sfociano nel sociale. Questo è un esempio molto, molto importante. Per esempio, è stato creato da un'università tedesca. È un sito che consente di inserire delle informazioni sull'accessibilità per chi è in sedia a rotelle. Si chiama willmap.org.
Per esempio, vediamo come funziona i vari punti di interesse, che sono i più disparati, dai parcheggi ai ristoranti ai bagni pubblici, possono essere classificati. Nel caso di Orvieto, per esempio, aveva molti punti grigi, quindi dovremmo essere noi, qualsiasi utente, ad inserire queste informazioni. L'unica informazione che è stata inserita è riferita ai bagni pubblici del parcheggio del Foro Boario, che sono completamente accessibili per quanto riguarda le sedie a rotelle. Progetti umanitari, per esempio, facevo l'esempio di Haiti. In pochissimo tempo è stata mappata l'isola di Haiti tramite semplicemente la messa a disposizione delle foto aeree, e poi i vari utenti nel mondo hanno creato la mappa. Questo è un altro esempio, è Kibera, la più grande bidonville di Nairobi. Era un buco nero, non si sapeva assolutamente cosa ci fosse, è stata completamente mappata e poi è stato creato un sito dove ognuno può inserire dei report per attività, cose varie. Insomma, qui nell'esempio che ho trovato interessante, non so se si legge, c'è un riferimento a una sparatoria che è avvenuta all'interno della bidonville. E per supportare questo tipo di attività c'è proprio un team di OpenStreetMap che si occupa di organizzare questo tipo di lavoro. Andiamo, diciamo, ai nostri smartphone. Per esempio, questo è un sito dove è possibile scaricare un formato vettoriale aggregato per nazioni della mappa di OpenStreetMap, che può essere utilizzato da diversissime applicazioni. La mappa quindi è sul telefono, e ad esempio nel caso dell'Italia sono circa 650 mega, non è che è proprio leggera, però è completamente utilizzabile, tra virgolette, offline. La stessa mappa, questo è il telefono, diciamo, tratto, sono screenshot del mio, può essere utilizzato da diversi applicativi, lo stesso file, quindi a seconda. È anche abbastanza, non si vede bene, ma votata un pochino all'escursionismo, perché anche questa presenta le curve di livello, vengono inserite. Precisazione, le curve di livello non fanno parte di OpenStreetMap, sono tratte da altri dati liberi, quali i modelli digitali del terreno liberi, come l'SRTM messo a disposizione dalla NASA, eccetera eccetera. Ovviamente ci sono degli utenti che fanno il lavoro e lo fanno gratis, questo nella solita ottica. Però non è che solo Android, potete trovare lo stesso prodotto per altri diciamo tipi di terminali. Facciamo noi. No, ma c'è per tutto. Ora, come partecipare, come contribuire? Ovviamente mappando. Io avrei voluto farvelo vedere, però credo che se no mi dilungo troppo, però posso darvi l'idea. Cosa serve? Abbiamo diversi tipi di editor, e questi ne abbiamo due online, quindi semplicemente collegandosi al portale, insomma all'home page di OpenStreetMap. Vi sono diversi programmi che possono essere, quindi applicazioni desktop che possono essere usati. Queste due che io ho messo, Mercator e JOSM, sono multipiattaforma. JOSM è molto usato, è diciamo un'applicazione Java. Ancora una volta possiamo inserire i dati anche con delle applicazioni pensate per il nostro smartphone o il nostro telefonino. Come si fa? Allora, ve lo faccio vedere con degli screenshot, piuttosto che andare nel pratico, perché se no mi dilungo troppo. Innanzitutto è necessario creare un account, nel senso che dobbiamo poi... noi siamo gli autori di quella modifica, cioè dopodiché, una volta che noi inseriamo i dati, quei dati non è che fanno capo a OpenStreetMap, fanno capo a OpenStreetMap, ma si sa bene chi è l'autore. Per esempio il sottoscritto è Freddy, tutta la roba che trovate, autore Freddy, ce l'ho messa io. Si carica ad esempio una traccia GPS, questo è molto utile, ovviamente serve per esempio per delle escursioni in zone ovviamente dove abbiamo delle coperture boschive, eccetera. C'è uno sfondo, vari sfondi, quindi, che possono essere comunque utilizzati, ad esempio le ortofoto di Bing. Si disegna il nostro elemento, che ad esempio è un sentiero, e nel caso specifico è solo un pezzettino del giro che io ho effettuato, no? Perché le altre parti erano già state inserite, quindi già c'erano, magari un pezzettino del sentiero mancava. Va vettorializzata la linea in funzione della traccia e va assegnato il tag, che è appunto il sentiero, e che è nell'editor semplificato, nel senso che c'è la traduzione del tag in italiano e è già, diciamo, facilmente identificabile.
Ovviamente i dubbi vanno risolti consultando la documentazione, quindi c'è una wiki, insomma delle pagine wiki, c'è quella delle map feature, per esempio qui non si vede, ma vediamo che per un sentiero potremmo avere il dubbio se classificarlo come footway o come path. In realtà il tag corretto per un sentiero diciamo nella natura, insomma, quindi un sentiero montano è path, perché footway è un tag pensato per sentieri pedonali ben codificati, magari creati da noi, insomma, con addirittura segnali, pavimentazioni, eccetera, eccetera. Possono essere aggiunte anche altre informazioni, per esempio nel caso di un sentiero montano possiamo aggiungere informazioni sull'accessibilità, sulla visibilità, e queste sono codificate e spiegate nel wiki. Ma siccome ormai la mappa è sufficientemente densa di informazioni, potremmo fare i nostri rilevamenti anche senza GPS, come attraverso ad esempio dei siti che consentono di stampare un brogliaccio, ad esempio il sito Walking Paper. Noi stampiamo la nostra mappa, facciamo le nostre annotazioni, facciamo l'upload della mappa con le annotazioni e poi utilizziamo questo come sfondo per inserire i nostri elementi. Questa è un'altra schermata, questo vi faccio vedere JOSM, che è l'applicazione che può viene installata sul nostro computer. Diciamo che è un metodo che viene ritenuto più ortodosso dai mappatori perché è meno soggetto a errori. In pratica, tramite un pulsante viene scaricata il dato dell'area che ci interessa, poi si fanno le modifiche e si fa l'upload. In upload lui ci dice anche se abbiamo fatto degli errori, e quindi è un sistema un pochino più utile, insomma fatto meglio. Tramite dei plugin vediamo che noi possiamo visualizzare il nostro brogliaccio all'interno, come sfondo all'interno del programma. Qui c'è un ingrandimento, per esempio possiamo andare a inserire i bagni pubblici della fortezza dell'Albornoz che mancavano. Ci sono i tag preimpostati, servizi, toilette, e poi le varie informazioni, se è pubblico, se c'è da pagare qualcosa, l'accessibilità, se gli ha rotelle, ad esempio se lo sappiamo anche gli orari di apertura e di chiusura. Questi sono tutti i dati che poi magari possono essere importanti. Scusa Andrea, il pavo intorno alla rupe, no? La passeggiata, quella può essere impostata come percorso pedonale, nel senso che è una cosa codificata, oppure... Sì, quella secondo me è un percorso pedonale, un footway, cioè poi ci sono anche dei cartelli, no? Accessibilità, pista, sì, sicuramente è la prima. Mentre scorciatoia quella? Quella ancora no, ma io purtroppo sto diminuendo i miei contributi per motivi di famiglia, però sì, ancora non l'ho mappata. Credo che non è mappata comunque, non c'è ancora. Ce la metteremo. Ecco. Questo è l'esempio analogo con l'editor, quello online, quello più semplice. Questa è una zona del dipartimento, intorno al Dipartimento di Scienze della Terra, dove io ho inserito alcune altre informazioni, ad esempio ho inserito un paio di edicole, telefoni pubblici, nome di una scuola elementare, eccetera, eccetera. Quello che viene detto sempre come raccomandazione a chi inserisce dati, quindi chi contribuisce, è quello di mappare solo quello che si conosce o si rileva. Mai copiare da nessuna fonte, soprattutto da fonti che hanno copyright, perché andremo a fare del male al progetto e non faremo una cosa utile. Quindi è sempre bene che noi inseriamo quello che abbiamo visto con i nostri occhi e comunque di cui siamo a conoscenza. Come possiamo contribuire? Ovviamente ci sono anche altri modi se non abbiamo tempo. Ad esempio un modo per contribuire è quello di caricare le proprie tracce GPS che possono essere visualizzate nel momento in cui vengono fatti gli editing e utilizzate dagli altri utenti. Ecco, questo è un altro punto: convincere le pubbliche amministrazioni a liberare i loro dati, cioè a distribuire i loro dati con licenze di tipo aperto, open data, che è un tema molto caldo. Però, per esempio, faccio l'esempio della regione Umbria. C'è un portale open data, ci sono molti dati. I dati succosi, che sono l'ecografico catastale con il grafo stradale, i numeri civici, gli edificati, sono rilasciati come VMS, cioè in sola visualizzazione tramite GIS,
quindi come dato praticamente raster, e ovviamente questo non è facilmente importabile, insomma. Quindi, mentre Regione Toscana ha concesso tutto il database con una licenza di tipo Creative Commons Attribution eccetera, compatibile, quindi tutta diciamo, i dati della Regione Toscana sono in fase di importazione, quindi possiamo muoverci per creare, insomma, anche un meccanismo virtuoso in questo senso. C'è uno strumento che può essere usato da chiunque per dare una mano, che è quello delle note, cioè senza iscriversi né niente, si clicca su questo pulsante, si inserisce una nota. Ad esempio qui a Perugia qualche utente, insomma un utente anonimo, ha inserito la nota che manca una strada, quindi poi saranno gli utenti, quelli che effettivamente fanno le modifiche, che si accorgono di queste note e inseriscono l'elemento. Un altro modo in cui la comunità diffonde e pubblicizza sono i mapping party, cioè si organizza un evento per mappare determinate zone, magari poco mappate. Si cerca di pubblicizzare ovviamente all'esterno per coinvolgere più persone possibili, che magari verranno invogliate a continuare il lavoro. E qui è l'esempio di un mapping party fatto sulle montagne Liguri per mappare i sentieri montani. Scusa, rispetto ai dati che ha dato inizialmente, se un utente umbro mappa una cosa in un'altra regione, risulta come utente umbro o come... Ma guarda, questo era solo per dare un'idea, ma questo è assolutamente, cioè, non c'ha nessun senso. Noi possiamo fare qualsiasi cosa. Io ho fatto qualche modifica in Spagna, in Turchia, quando sono andato in giro. Ci sono dei tedeschi che mappano continuamente l'Italia, girano in bicicletta, insomma, quindi non è questo il problema. Anzi, forse le maggiori modifiche fatte nelle nostre zone vengono da utenti esterni, sicuramente. Ok, un'altra cosa: perché non utilizzare OpenStreetMap, visto che è anche fatta bene ultimamente nei nostri siti invece che Google Map? Anche perché non avreste nessun problema nel caso troppi accessi, le api, insomma, se il sito è caldo, diciamo, Google non è gratuita. E un altro modo per dare una mano è passare parola. Io ho finito, a disposizione per qualsiasi domanda. Come si finanzia il progetto? Allora, il progetto ovviamente è finanziato da, diciamo, donazioni. Nella pagina di OpenStreetMap c'è il link proprio per la donazione, come per Wikipedia, insomma. Poi ovviamente ci sono soggetti che hanno contribuito in maniera più forte, perché crescendo il progetto ha avuto bisogno di server, di hardware, insomma, di tutta una serie di situazioni, insomma, di strumenti, perché gli accessi sono molti, eccetera. Però è tutto ovviamente su base donazione. Per esempio, esiste un progetto per quanto riguarda la protezione civile, magari nel settore, quella parte, quella umanitaria che ci davi prima? Diciamo, più che un progetto, cioè, ci sono, credo, gruppi che lavorano con i dati di OpenStreetMap all'interno di protezione civile. Io ho fatto vedere un software che è Gioco Parazzi, che è un software sviluppato da un ragazzo che fa software libero in ambiente GIS, e quando c'è stato il terremoto in Emilia Romagna hanno messo su un progetto per cui i dati venivano caricati direttamente su Gioco Parazzi, che può caricare dati vettoriali e raster, erano stati preparati, e poi le varie squadre utilizzavano quelli come base per fare i rilevamenti. Insomma, c'è possibilità, non c'è un settore specifico, però sicuramente ci sono già vari gruppi della protezione civile che guardano e che utilizzano questi dati. Ok, se non c'è altro, io saluto e vi invito a contribuire attivamente. Per cui passo la parola adesso a Federico Sacripanti, che è sistemista e titolare di Nextware, che ci farà vedere come installare e configurare CentOS sui server. Mi sentite? Bello. È mosso. Riuscite a sentirmi anche in fondo?
fate un cenno con la bestia. Allora, sono Mirko Seripanti, io nasco come sviluppatore software perché ecco, diciamo, mi piace che i miei software funzionino al meglio. Ho iniziato ecco, a lavorare anche come sistemista in modo tale da poter far funzionare i software ecco, su dei server, delle macchine che siano ottimali e ottimizzate. La distribuzione Linux che uso principalmente è CentOS. CentOS è una distribuzione Linux che è nata come fork della distribuzione Red Hat. Red Hat nasce nel 1994, quindi è una delle distribuzioni Linux più longeve. La prima release era basata sul kernel 1.2, quindi molto antica, diciamo. Poi Red Hat si è evoluta, è passata a un modello di business diciamo a pagamento, in cui viene fornito supporto alle aziende che utilizzano la distribuzione Red Hat, e Red Hat è stata la prima azienda Linux, quindi open, che ha fatturato più di $1 miliardi in un anno. La prima release è del 2002 e attualmente siamo arrivati alla versione 6 e a giugno è stata rilasciata la versione 7. La versione 7 diciamo ancora la lasciamo a chi ha disponibilità di fare i test, perché ecco, è stata rilasciata solo da qualche mese. La versione 6 invece è sul mercato da circa 4 anni e sarà supportata, proprio perché è una distribuzione come tutte le altre, le versioni di Red Hat sono versioni enterprise, hanno un supporto a lunga scadenza. La versione 6 verrà supportata fino al 2020, la versione 7 fino al 2024, quindi diciamo c'è tutto il tempo per poter pianificare un upgrade delle versioni. Red Hat è certificato dalla Linux Standard Base, quindi dal consorzio che si occupa di certificare tutte le varie distribuzioni Linux in modo tale che rispettino uno standard comune, e questo è quanto per quanto riguarda la Red Hat. CentOS, come altre distribuzioni che sono basate su Red Hat, praticamente il gruppo che si occupa dello sviluppo di CentOS recupera i sorgenti di Red Hat che sono open, anche se Red Hat non è free ma è a pagamento, quindi vengono recuperati i sorgenti, vengono ricompilati e distribuiti invece in maniera free. Altre compagnie come per esempio Oracle o anche Amazon invece riutilizzano i sorgenti e loro stessi a loro volta vendono supporto a pagamento. Il gruppo di CentOS, oltre diciamo, a fornire i pacchetti di compatibili con la versione Red Hat, offre anche dei repository aggiuntivi dove è possibile recuperare dei software magari più aggiornati o dei pacchetti extra. CentOS 6 è basato sulla versione precedente del kernel, quindi la 2.6 di Linux, e è stata la prima a supportare il boot da iSCSI, quindi soprattutto per soluzioni server e mainframe, e la serie diciamo di pacchetti standard che sono compresi nella distribuzione sono Apache 2.2, GCC 4.4 e soprattutto ecco, MySQL 5.1. Come dicevo, sono distribuzioni soprattutto in ambito server, quindi normalmente non si trova l'ultima versione dei software, ma magari si trova quella precedente che è molto più testata, ha subito
grosso processo di bug fix, e quindi diciamo, in un ambiente in cui c'è bisogno soprattutto di stabilità e di sicurezza, questa, diciamo, è la politica che viene adottata. Il sistema di gestione dei pacchetti che è utilizzato è lo stesso inventato da Red Hat, che si chiama RPM, e permette di distribuire sia software già compilato che i sorgenti, e si occupa anche di gestire tutte le dipendenze dei pacchetti. Il comando YUM offre il download automatico dei pacchetti e, cosa fondamentale sempre in ambito server, la gestione delle transazioni di installazione, nel senso che se c'è qualcosa che va male durante l'installazione dei pacchetti non mi ritrovo con una macchina magari instabile, ma solo quando è completato tutto il processo di installazione tutti i software sono aggiornati, o tutti o nessuno, diciamo. La versione 7, che è quella che è appena uscita, porta con sé l'uso del kernel 3.10, quindi quasi l'ultima versione, e tutti i pacchetti software sono stati aggiornati e inizia anche Red Hat a far, diciamo, a strizzare l'occhio agli ambienti desktop, in quanto anche sia GNOME che KDE sono stati aggiornati e resi un pochino, diciamo, più accattivanti. Vi faccio vedere la procedura di installazione di CentOS. Ho già preparato una macchina virtuale per... sta facendo il riconoscimento dell'hardware. Okay. L'installazione, proprio per essere gestibile anche da remoto su macchine magari in cloud o in hosting in paesi lontani, è possibile sia in modalità testuale che grafica. Nella modalità testuale molto più scarna, permette di fare pochissime cose, in quella grafica, quindi utilizzabile in locale, invece permette di personalizzare al meglio l'installazione. Per comodità impostiamo l'italiano. Scegliamo bisogna impostare, diciamo, lo storage dove installare il sistema operativo. È possibile utilizzare sia dischi locali che dischi remoti, quali SAN, NAS, Discasi o qualsiasi altro modello. Ci dice l'installazione che ha rilevato il disco, che lo stiamo per distruggere. Vediamo un nome. E configuriamo al minimo la scheda di rete. Modifica, tranquillamente lasciamo impostato gli HCP, che in questo caso va più che bene. Ovviamente l'installazione server avrà un IP statico. Il fuso orario, la rimulazione dell'orologio e una password di root. Adesso gli mettiamo una password non
non molto complessa, il sistema ci avverte che non stiamo usando una password complessa, andiamo avanti lo stesso, e possiamo a questo punto per creare il partizionamento del disco. Okay, abbiamo il nostro disco attualmente vuoto, quindi andiamo a creare una partizione standard per il file temporaneo. Teniamo la nostra partizione di boot dove vanno avviate le varie versioni del kernel che installeremo. E infine creiamo lo spazio dove sarà installata la directory principale. Il consiglio è quello di utilizzare sempre il sistema LVM, in quanto permette di poter gestire poi in maniera dinamica lo spazio disco, quindi aggiunta di maggiore spazio, modifiche magari del tipo di RAID che viene utilizzato, RAID 1, RAID 10, RAID 5 o quant'altro. Quindi LVM permette di creare un'astrazione dello spazio disco. Il sistema operativo vede un disco da un tera, ma non sa poi effettivamente questo tera da cosa è composto. Magari è composto da una catena di dischi su un'altra macchina, o qualsiasi altra combinazione. O anche una catena di partizioni. Sì, esatto. Mentre per il sistema operativo rimane trasparente, ecco, lo spazio disco. Andiamo a creare lo spazio LVM e all'interno di questo spazio LVM creiamo le nostre partizioni, ovviamente la directory di root. La cartella dove la barra var dove verranno archiviate magari tutte le informazioni dei software aggiunti. In fase di installazione è anche possibile decidere se criptare o meno i dati del disco. Ci chiede l'installer se vogliamo formattare il disco. Andiamo avanti e l'ultima fase è quella del del bootloader, quindi nel caso di CentOS viene usato GRUB, non c'è altro che da confermare il tutto. E una delle cose comode di CentOS è che nei vari modalità di installazione la modalità minima permette di installare praticamente il sistema operativo e poco altro. Quindi il sistema operativo è il gestore dei pacchetti. Un'installazione del genere occupa meno di un giga, quindi va benissimo anche per installazioni remote o anche su macchine non troppo performanti. E poi mano a mano si possono aggiungere tutti i vari software che servono, quindi non si rischia di avere dei pacchetti in più rispetto a quelli necessari.
l'installazione, a questo punto, diciamo, la parte interattiva è completa e l'installer si occuperà di terminare, copiare tutti i file necessari e terminare. Per semplicità, una macchina già è stata installata, quindi apriamo questa. E tutto quello che si ottiene da un'installazione base è una barra e durante l'avvio della macchina vengono presentati quali sono i servizi che si stanno avviando e ovviamente il risultato. Ecco quello che si ottiene una volta installata una macchina CentOS, il classico login di Linux e una shell interattiva, nient'altro. Una volta, ecco, che la macchina è a disposizione e sta funzionando, quello che bisogna fare è iniziare a installare ovviamente i pacchetti che servono per fornire i servizi che la macchina deve erogare. Quindi andrà installata e configurata la scheda di rete. Per permettere l'accesso da remoto, il metodo consigliato è quello di utilizzare un certificato che sia RSA, DSA, quindi una coppia chiave pubblica privata, e di non permettere quindi un accesso interattivo all'utente di root. Disattivare l'SE Linux è un sistema di protezione che è molto comodo da avere su macchine dove molti utenti si collegano diciamo in maniera interattiva. Sempre su installazioni server questo sistema non è necessario, quindi può essere disattivato. E l'ultima configurazione da fare è lanciare il comando per aggiornare tutti i pacchetti all'ultima versione disponibile. Qui ho riportato, non so se si leggono, comunque i comandi per poter installare il web server, il database server, un FTP server, il server di posta elettronica, Samba, che è il pacchetto per gestire le cartelle condivise con macchine Windows, che bisogna conviverci, diciamo, e NAMED, che è il DNS server. Una macchina, ecco, server come server web possono essere, diciamo, gestite e configurate in due modalità. Quella classica è tramite file di configurazione, quindi gestendo il tutto con dei file di testo da compilare, oppure attraverso dei componenti esterni per Apache è possibile gestire i vari siti web che sono ispirati sulla macchina direttamente con una configurazione sul database. Questo permette di poter avere una configurazione dinamica della macchina senza dover utilizzare vari pannelli e gestori di siti web, quale può essere cPanel, Plesk, che forniscono sì tanti servizi comodi, però appesantiscono molto sia la gestione sia la macchina stessa. Lavorare direttamente con
file di configurazione dei vari software invece permette di sfruttare al massimo le prestazioni dei server che si utilizzano. Altra cosa, ecco, che ho segnato come importante, per esempio per siti che funzionano tramite PHP, CentOS fornisce la versione 5.3 di PHP. A volte questa non è sufficiente, adesso stamattina vedevamo di Moodle che ha bisogno della versione 5.5, in quel caso quello che si può fare è tranquillamente scaricare i sorgenti dell'ultima versione del software che ci interessa e compilarli con i classici comandi Linux. Anche nel caso dell'FTP server l'opzione molto comoda è quella di avere tutta la configurazione degli utenti invece che, diciamo, nella modalità classica di Linux, quella di avere anche questo su database MySQL o qualsiasi altro. Questo permette di poter aggiungere utenti semplicemente creando una riga su database. Il server di posta, quelli che utilizzo più di frequente sono Postfix e Dovecot, anche questi collegati al database, e poi ovviamente va aggiunto Spam Assassin per lo spam, magari, e dei software magari per fornire anche il servizio di webmail. Una cosa molto particolare che mi è capitato di gestire è che Linux e CentOS hanno risolto brillantemente è stata quella di permettere a un'azienda che aveva due domini Windows in due sedi dell'azienda e due sedi separate di accedere agli stessi dati. In questo caso è stato messo in piedi un file server Linux collegato a tutta una batteria di dischi, e questo file server è stato collegato ai due domini Windows separati, quindi per gli utenti delle due sedi l'accesso era trasparente, ognuno continuava a usare le password e il dominio che aveva. La macchina Linux che è stata messa al centro invece si collegava a entrambi i domini, cosa che con le versioni di Windows che sono installate in questa azienda neanche è permesso, invece con Samba questa cosa si è riuscito a fare, e attraverso il comando bindfs è stato possibile far vedere agli utenti dei domini diversi i file come se fossero propri. Quindi ecco, una dei casi d'uso in cui Linux risolve tanti problemi che software commerciali invece non permettono, e tutto questo ecco, si riesce ad ottenere lavorando direttamente con i file di configurazione dei software, perché tutti i vari tool automatici che ci sono, anche grafici, anche sotto Linux, diciamo, sono fatti normalmente per risolvere dei casi classici, predefiniti, mentre ecco, quando ci si trova in situazioni particolari è meglio lavorare direttamente sulla macchina. Anche il name server, quindi poter fornire la risoluzione dei nomi di dominio, è possibile automatizzarla e gestirla in maniera più semplice tramite database. Non si riesce in automatico a far leggere al name server i dati al database, ma tramite degli script in PHP che ho realizzato i file di configurazione vengono generati e dati in pasto al name server. Direi che ho segnato 5 minuti sono terminati. Se ci sono domande,
La versione, ecco, CentOS non è il classico Linux che ormai si inizia a vedere, quindi Ubuntu e i derivati, diciamo, ecco, si rivolge soprattutto, ecco, a installazioni per server, quindi dove devono essere forniti dei servizi, quindi web, posta e quant'altro. I punti di forza rispetto ad altri, appunto, a quella che hai citato prima, Ubuntu Server, per esempio, quali sono? Beh, allora, Red Hat, ecco, nasce nel 94 e quindi, diciamo, ha una storia di su Linux molto molto lunga. Tutte le versioni di CentOS nascono già, diciamo, con supporto a lunga scadenza, quindi minimo 10 anni, e poi, ecco, soprattutto la stabilità, continuamente escono soprattutto nuovi aggiornamenti del kernel, quindi, ecco, Red Hat è una società che vende le soluzioni Linux e parte il ricavato viene reinvestito nel mondo Linux, quindi, ecco, è uno dei più grossi contributori nello sviluppo del kernel stesso e di tutti i software che ci sono collegati. Ho macchine con 2 anni di uptime senza, esposte su internet, quindi senza aver subito, diciamo, attacchi o blocchi vari possibili. Quindi la cosa fondamentale di questa distribuzione è la stabilità e la sicurezza. Non so se ho risposto alla sua domanda. Sì, no? Okay. Diciamo, ecco, Ubuntu, anche la versione server, diciamo, ha compiuto 10 anni adesso da poco. Ok, quindi, diciamo, è un po' più giovane, in più, ecco, i software che vengono installati, cioè viene fatta la scelta di magari scegliere la patch 2.2 invece che 2.4, però, ecco, si sa che una volta che quel software è stato scelto, per i 10 anni successivi non subirà modifiche, diciamo, che impattano magari il software che ci gira sopra, quindi rimane stabile nel tempo. Altre domande? Parlerà di sicurezza informatica. Ciao a tutti, sono Nero Furla e il mio collega Alessandro, lavoro presso Engineering del Gio Giordano e in pratica sono un sistemista per la maggior parte di questo. Oggi vi faccio una presentazione, in pratica una breve panoramica sull'ethical hacking e in particolare sui penetration test. Allora, parto inizialmente illustrando i 3 cardini principali, proprio i 3 elementi della sicurezza informatica, che sono la confidenzialità, l'integrità e la viabilità, diciamo, oppure la disponibilità del servizio. Come confidenzialità, in pratica intendo che i dati degli utenti devono essere confidenziali e quindi accessibili solo al personale autorizzato. Come integrità, in pratica i dati non devono essere modificati. Pensiamo al semplice fatto del nostro conto bancario: se abbiamo 10.000 euro, se qualcuno entra sul nostro conto bancario può modificare i dati e quindi il dato non è più integro. Disponibilità, in pratica il sito deve essere sempre accessibile, quindi sempre del conto bancario, in pratica se noi dobbiamo fare un'operazione bancaria e non ci troviamo un sito, diciamo, disponibile, non possiamo farlo. La sicurezza informatica in pratica gioca su 3 principali fattori, che sono la sicurezza, la funzionalità e l'usabilità. In pratica, aumentando uno di questi fattori, andiamo, diciamo, a diminuire l'efficacia degli altri fattori.
ad esempio rendiamo un sito molto sicuro, quindi sempre della banca, ad esempio entriamo con username e password, il PIN sul cellulare, il PIN sulla chiavetta, diciamo il processo è macchinoso e quindi andiamo a perdere di usabilità e funzionalità, però comunque andiamo a guadagnare sicurezza. Se vogliamo fare un sito diciamo più semplice, possiamo togliere questi fattori di sicurezza, sarà sì per l'utente più facile da utilizzare, però possiamo andare incontro comunque a cose che non vanno bene dal punto di vista diciamo della sicurezza. La classificazione di hacker diciamo a livello mondiale comunque è solo di questi tipi. In pratica abbiamo i black hats, i white hats e i grey hats. Vengono in pratica classificati così in modo molto colorito, cioè i cappelli neri, i cappelli bianchi, i cappelli grigi, e qui abbiamo vabbè, un'altra categoria che comunque i cappelli neri sono gli hacker, quelli che comunque hanno intenzioni diciamo malevole, e quindi il loro scopo è quindi di danneggiare un sistema, sia per diciamo, soddisfazione personale, ma sia anche per, comunque, per avere un guadagno in quanto possono rubare delle informazioni sensibili, utilizzarle, quindi rivenderle o altre cose. I white hats sono sempre hacker e quindi utilizzano le stesse idee che i black hats, però lo fanno diciamo sotto contratto. Una società in pratica chiama un hacker un white hat e gli fa firmare il contratto e gli dice in poche parole attaccami il sito e fammi vedere quali sono le vulnerabilità che ho su questo sito. I grey hats sono diciamo la stragrande maggior parte, cioè la stragrande maggioranza delle persone, in quanto comunque un hacker per quanto voglia essere diciamo della parte dei buoni, ogni tanto gli sfugge qualche attacco o qualche cosa del genere, o il sito dell'amico o del genere. Quindi diciamo il grey hats tra i black hats e i white hats, cioè tra i buoni e i cattivi. Il suicide hackers, cioè l'hacker suicida, in pratica sono quegli hacker che comunque non hanno una conoscenza approfondita del mondo dell'hacking, quindi cosa fanno? Per gioco attaccano un sito o cose del genere, vengono beccati e quindi vengono diciamo perseguiti per legge. Ultimamente è nata anche una figura di hacker che comunque sta andando di moda, sono gli activism, che sono gli hacker che sono spinti diciamo da motivazione politica e sociale. Il gruppo più famoso sono gli Anonymous ad esempio, e comunque non avete comunque sentito parlare molto. Questo è il percorso in pratica che fa un hacker, sia black hats o white hats, un buono cattivo, dall'individuazione in pratica dell'obiettivo da attaccare fino al nascondere le prove d'armi. Andiamo a vedere in pratica punto per punto. Le skill, cioè le cose che deve sapere quindi un hacker per attaccare diciamo, un sito, sono veramente tante. I gruppi in pratica che hanno attaccato tipo siti, quelli più famosi, ad esempio Playboy o cose del genere, comunque non è una persona singola, ma sono comunque gruppi di persone, perché ci stanno gruppi di persone che sono comunque skillati sulla parte del database, poi ci stanno quelli sulla parte web, quelli sulla parte del network, quindi sono gruppi di persone che si mettono insieme, comunque mettono insieme le loro conoscenze per arrivare comunque a un determinato scopo. Cos'è il penetration test? In pratica le società, cioè prevenire è meglio che curare, quindi una società mette all'esterno i propri siti, i propri servizi, prima di aspettare che in pratica un hacker o qualcuno comunque entri nel sistema, chiamano un ethical hacker, quindi un white hat, diciamo un hacker buono, le fanno firmare il contratto in cui lo autorizzano in pratica attaccare il proprio sito, e in pratica là attacca il proprio sito, fornisce un report, queste sono le vulnerabilità che hai sul tuo sito, io sono riuscito a rilevare queste informazioni, a modificare queste cose, così in pratica la società può pecciare o cambiare sistema, magari a prendere comunque i provvedimenti. Bene, siamo all'inizio, in pratica il nostro hacker viene assoldato da una società, oppure siamo un hacker cattivo e vogliamo attaccare un sito. Quindi il primo punto che possiamo fare, cioè il primo punto che dobbiamo fare è il footprinting. In pratica dobbiamo andare a reperire informazioni sul nostro obiettivo, sul nostro target.
informazioni inizialmente sono informazioni che sono di dominio pubblico. È molto semplice avere informazioni comunque sul nostro obiettivo. Già andando comunque sull'home page del sito o informazioni proprio che possiamo trovare, ad esempio, ecco, questa è una cosa molto, molto interessante. Noi dobbiamo ad esempio attaccare un sito. Bene, ci colleghiamo al sito, quindi con il nostro PC, senza comunque fare niente di malevolo. Andiamo nella parte in cui il nostro sito in pratica espone il job site, cioè le offerte di lavoro. Mettiamo ad esempio dentro e vediamo che ad esempio cercano 10 sistemisti MySQL e 10 sistemisti su motore Tomcat ad esempio. Da bambino possiamo capire che in pratica questa società ha motori SQL dietro, MySQL, motori Tomcat dietro, quindi noi segniamo bene, cioè, forse il mio obiettivo, forse mi troverò dietro MySQL, Tomcat o altre cose. Comunque già segniamo informazioni. Ad esempio l'interrogazione col quiz, in pratica ci sono le informazioni di dominio pubblico, poi noi possiamo, comunque reperire range degli IP che sono assegnati nella società, oppure il numero di telefono della parte tecnica, della parte amministrativa, l'email, i contatti, la locazione fisica, ad esempio dove stanno i propri server, la server family, oppure noi dobbiamo andare a attaccare. Attraverso ad esempio interrogazioni sul DNS, ad esempio un record molto importante del DNS è l'MX, che è il record che ci dà il dominio del mail server. Altri record, ad esempio, vabbè, quello comunque poco utilizzato perché comunque si tende a evitarlo, però qualcuno è ancora ritiene attivo, è l'Hinfo, che ci dà proprio informazioni sulla CPU o il sistema operativo che è dietro a un determinato dominio. Questo vabbè è una cosa così commesso, perché in pratica comunque, come dicevo prima, noi ad esempio dal job site possiamo vedere quali sono le offerte di lavoro che una società chiede all'esterno, e da lì possiamo riferire quali sono le tecnologie che una società sta utilizzando in quel momento. Se però vogliamo vedere lo storico, ad esempio 2 anni fa questa società che cosa cercava in quel momento di lavoro, cioè che cosa cercava in pratica in quel momento, possiamo collegarsi a questo sito www.archive.log, che in pratica ha proprio degli screenshot, delle informazioni sul sito di come era ad esempio nel 2012, nel 2010. Andiamo lì, vediamo ad esempio, possiamo fare http://www.google.it e vediamo, che so, Google nel 2012 com'era. Quindi possiamo da lì riferire le informazioni. Possiamo utilizzare, ad esempio, ci sono qui, in pratica il Google Hacking, sempre comunque noi ancora non abbiamo attaccato nessuno, stiamo solo riprendendo informazioni in pratica sul nostro obiettivo. Andiamo su Google, ci sono dei target particolari che ci permettono in pratica di fare delle ricerche mirate, ad esempio vogliamo andare a individuare se ad esempio il nostro obiettivo espone delle password o cose comunque salvate sul server, sul web o cose del genere. Ci sono questi tool, cioè ci sono queste in pratica queste chiavi di ricerca che noi possiamo utilizzare per ad esempio nel titolo vogliamo sapere se ci sono delle parti in cui ci stanno le password, quindi mettiamo in tale multi password, nome del sito, diamo invio e possiamo comunque trovare informazioni in questo modo. Bene, in pratica noi abbiamo tramite DNS, quiz o altri tool, abbiamo individuato i range di IP o comunque i domini che il nostro obiettivo in pratica espone verso l'esterno, espone verso la rete pubblica. Quindi dobbiamo andare a vedere effettivamente quali sono i servizi o i tool che il nostro obiettivo espone verso l'esterno. Lo facciamo con il port scanning. In pratica il tool, diciamo, principale, quello che comunque penso che la maggior parte di voi conoscete, è l'NMAP. L'NMAP in pratica è un tool, diciamo, per me è comunque fantastico, perché comunque te basta che metti un indirizzo IP del tuo obiettivo, il range di porte che te vuoi andare a scansionare,
dall'invio in pratica questo tool ti fornisce quali sono le porte aperte all'esterno, in particolare ti fornisce anche la versione, cioè chi risponde dall'altra parte, ad esempio può individuare la porta 22 aperta e l'SSH, ti corrisponde anche quella versione dell'SSH che sta dall'altra parte, o l'FTP, o la porta 80 aperta ti dà la versione della Apache 2. Qualche cosa, intanto che comunque segni. Questo è ZenMap, comunque si può fare anche tramite interfaccia grafica. Se a casa vostra volete provare comunque una mappa per il genere, qui vabbè c'è stata una lista di IP che assolutamente non dovete nmappare, sono comunque IP NASA, Life Force o comunque, cioè, se volete fare dei test fatelo sul sito dell'agriturismo dell'amico, non fate sui siti quelli nativi, diciamo. Quello che in pratica dicevo prima, il bundle grabbing, io con l'nmap faccio un esempio una chiamata sulla porta 80 del mio obiettivo e indietro mi fornisce ad esempio la versione Apache 2. Qualche cosa, da lì posso andare a ricercare su internet se ci sono ad esempio vulnerabilità in quella versione lì che io potrei sfruttare. Ok, in questo passo comunque sto toccando, diciamo, il mio obiettivo. Quindi, toccando il mio obiettivo, potrei lasciare delle tracce. Quindi è meglio sempre che quando faccio nmapping verso il mio obiettivo mi metto dietro a un proxy, cioè a un dispositivo che fa le cose per conto mio, però si presenta lui. Oppure, vabbè, utilizzo la rete Tor, penso che non l'avete molto sentita, no? Permette in pratica di mantenere un anonimato, diciamo, molto alto questa. Ok. Bene, noi in pratica a questo punto sappiamo qual è l'HTTP del nostro obiettivo, sappiamo quali sono le porte aperte, sappiamo quali sono i servizi che sono esposti verso l'esterno con la versione e tutto. Andiamo a ricercare, ad esempio, su internet quali sono le vulnerabilità, diciamo, note, cioè la bella guida, in pratica io seguo la bella guida e ad esempio potrei guadagnare l'accesso al sistema. Io sfrutto ad esempio una vulnerabilità sull'FTP e riesco comunque a entrare dentro. Sono dentro il sistema, però nel 99% dei casi sono dentro il sistema come un utente che non ha privilegi comunque altissimi e quindi devo cercare il modo di fare di diventare, in particolare sui sistemi Linux, utenti di root, quindi di scalare i privilegi. Come faccio? Il metodo più semplice è il password cracking, cioè in pratica cerco di indovinare la password di root, di amministratore, in che modo. Ci sono svariati proprio metodi da utilizzare per creare un tipo di password. Quello lì più utilizzato in pratica è il brute force attacking, significa le provo tutte, sperando che la becco. Oppure il dictionary attack, in pratica ci stanno su internet dei file dove vengono in pratica inseriti dentro le password più utilizzate. Quindi vado a provare quelli di più utilizzare, classi 1234, password 123 o cose del genere. Attacchi di tipo ibrido, questi attualmente vanno di moda in quanto parecchi comunque utenti utilizzano le password andando a sostituire le vocali con i numeri. Ad esempio l'username mio è Valerio, la password è W4L3R10. Tutti utilizzano questa cosa e quindi è andato anche tutti, diciamo, è famosa questa cosa qui, quindi parecchi vanno a utilizzare questo tipo di attacchi in libri d'attacco. Poi ci stanno comunque altri. Provo questi tipi di attack e spero comunque di riuscire a scalare i privilegi e quindi di diventare un utente di amministratore, nel caso di Linux, utente di root, e quindi avere un accesso, diciamo, più che mi permette di fare più cose nella mia macchina. Sulla macchina, una volta che sono dentro, posso installare, diciamo, di tutto. Spyware, backdoor, keylogger. Scusa, sì. Una volta che sei dentro, quindi praticamente per prendere privilegi di root, che cosa hai utilizzato?
Allora, dipende comunque. Sì, sì. Ad esempio io ho individuato che c'è un FTP che è vulnerabile. Vado sul CVE e vedo che c'è stata una vulnerabilità nota, ti permette di diventare... Sì, ma queste cose, questi tool principali dov'è che li prendi? Tipo utilizzando delle macchine virtuali tipo Backtrack? Anche, so se... Backtrack, Kali Linux... C'è tutto dentro praticamente. Sì, sì. Cioè l'arma più potente che ha comunque Nagger è la fantasia. Te stai lì, in pratica vedi che ci stanno determinate tipi di porte aperte con una determinata versione. Sì. E quindi va a ricercare quale può essere l'esplorato che ti può utilizzare per entrare dentro. Una volta entrato, diciamo, siamo dentro il sistema, possiamo andare a installare Backdoor, Spyware e Locker. Comunque vanno a reperire più informazioni possibile sulla macchina. Vabbè, questi sono, diciamo, vabbè, tipo colorire questa cosa qui. Ad esempio ci stanno degli spyware che attivano l'audio della macchina per registrare ad esempio le conversazioni che ad esempio, ne so, siamo riusciti ad entrare su una macchina amministratore del sistema e attiviamo quindi la scheda di rete per registrare in pratica quello che dice l'amministrazione del sistema. Oppure possiamo andare a attivare la parte della webcam video o cose del genere. Come ho detto prima, noi allora siamo dentro la macchina, dobbiamo comunque anche garantire un modo per ritornare su questa macchina e uno dei modi migliori è l'installazione di un Trojan, che detto in maniera molto 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 semplice, in pratica il Trojan è un software che è installato su quella macchina e ci permette in maniera molto semplice di ricollegarci a questa macchina senza dover fare tutta l'esecuzione dell'exploit o altre cose. Detta proprio in modo molto semplice, il Trojan non può fare di tutto. E una volta che comunque abbiamo installato un Trojan, quindi siamo dentro questa macchina, possiamo reperire da questa macchina informazioni sulla carta, non so, informazioni sulla carta di credito, possiamo andare a vedere su questa macchina ci sono delle mail salvate, portarci al locale, andare a cercare in queste mail ad esempio password o informazioni, documenti o tante altre cose. Dobbiamo sempre, diciamo, reperire informazioni, è un metodo comunque utilizzano molti hacker, anche i professionisti delle rete per capire cosa sta girando sulla rete, è lo sniffing. Generalmente lo sniffing viene effettuato mettendo una scheda di rete in promiscuous mode, che significa in pratica raccoglie tutto quello che sta passando sulla rete e fammelo vedere, e da qui in pratica noi, ok, questa, ad esempio noi possiamo utilizzare dei tool per vedere il traffico che è passato sulla rete e analizzarlo. Un tool più famoso che gira sia sotto Windows che sotto Linux è Wireshark. Il tool è fatto molto bene, chi non l'ha visto, guarda, lo consiglio proprio di vederlo perché comunque permette di fare delle ricerche e delle ricerche molto 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 mirate e molto bene. Ok, se tutto il percorso che abbiamo fatto prima in pratica non siamo riusciti ad entrare nel nostro sistema perché comunque la password che ha messo l'amministratore è molto complicata, i software FTP web sono all'ultima versione e quindi non ci sono in pratica exploit noti, possiamo utilizzare la tecnica del social engineering. La tecnica del social engineering consiste proprio semplicemente nel convincere le persone che lavorano ad esempio in un determinato settore o la parte sistemistica del nostro obiettivo o cosa del genere, nel fornirci informazioni confidenziali. Vabbè, diciamo che stupidità umana non ci sono patch. Che significa? Significa ad esempio come facciamo a avere informazioni? Noi in pratica siamo dentro l'azienda, in pratica giriamo in questa azienda e vediamo comunque c'è stata, non so, la parte sistemistica, ci stanno i sistemisti che stanno lavorando. Noi possiamo reperire informazioni semplicemente proprio o ascoltando le conversazioni dentro l'azienda, oppure passando proprio dietro il computer vedendo quello che sta facendo, il shoulder surfing, cioè ci mettiamo dietro a una persona che sta lavorando, non lì chiacchieriamo o cose del genere, intanto comunque vediamo l'username che utilizza, le password che sta scrivendo, cose del genere,
un altro tipo di attacco di social engineering, ad esempio il dumpster diving, che consiste nell'andare a frugare, diciamo, nei cassonetti dell'immondizia del nostro obiettivo. Uno dice sì, vabbè, non è tanto igienico andare a frugare nei cassonetti dell'immondizia, però comunque se so che io attaccando una determinata società potrei guadagnare milioni di dollari, cose del genere, diciamo che io ci vado a frugare nei cassonetti dell'immondizia, vedere se comunque trovo dei fogli che comunque l'amministratore del sistema o l'utente normale, è normale che quando scrive una password complicata che deve mettere un carattere maiuscolo, un numero, un carattere speciale, la scrive su un pezzo di carta, poi dopo una volta che l'ha imparata la butta nell'immondizia e questa password comunque può essere letta e utilizzata. Il social engineering ad esempio si può fare ad esempio con Facebook, Twitter o altre cose. Un caso ad esempio che c'è stato ultimamente, adesso non mi ricordo il nome dell'attrice di Hunger Game, adesso non mi ricordo, comunque sono state pubblicate su internet le foto, diciamo, delle sue foto prelevate dal cloud, quello dal cloud. Sì, prelevate dal cloud. E si vocifera in pratica che sono state utilizzate informazioni prese proprio dai social network. No, quelli sono sistemisti interni. Ma sì. Sì, no, sì, bastardi. Però dicono che comunque, non so, il sito dice qual è il nome del tuo cane per recuperare la password o cose del genere. Te generalmente non lo sai a priori, poi però puoi andare sui social network, su Facebook o Twitter di queste persone e andate a reperire queste informazioni e utilizzarle in pratica per fare un recupero password o cose del genere e quindi essere dentro. Ok. Non siamo riusciti a craccare la password, non siamo riusciti in pratica a entrare nel sistema, siamo nervosi e quindi in pratica troviamo un modo per buttare giù il sito perché siamo innervositi e quindi attiviamo un denial of services. In che cosa consiste? Sicuramente l'avete sentito in altri, gli attacchi DOS. Consiste in pratica nel riempire il nostro obiettivo, il nostro server di chiamate, andando quindi a saturare la capacità del nostro obiettivo. Che succede? Ci sono sia gli utenti, comunque gli utenti, diciamo, quelli normali, si collegano al sito e sfruttano, diciamo, una determinata risorsa del nostro obiettivo. Se noi mandiamo, inondiamo questo server con delle chiamate, che apparentemente sono chiamate normali, non è che sono niente di particolari, andiamo a saturare tutte le capacità del nostro server e quindi altri utenti che vogliono connettersi a questo server non lo possono fare perché il nostro server ha esaurito le risorse. Questa cosa, diciamo, non è una cosa impossibile da fare perché in pratica ci sono dei botnet. Cosa sono? In pratica non so se qualcuno è andato sul black market o cose del genere, in pratica le botnet le vendono. Te ad esempio sai che un sito per essere reso inaccessibile all'esterno ha bisogno di un attacco con 100 macchine, te ti colleghi comunque al black market, paghi con i bitcoin una botnet di 100 macchine e in pratica vai a attaccare questo sito, cioè l'affitti ad esempio per 5 ore, vai a attaccare questo sito per 5 ore e lo rendi indisponibile. Una botnet in pratica consiste in macchine zombie, sono utenti normali che hanno installato dei software sul loro computer, diciamo, senza saperlo, e quindi fanno parte di una rete che è pronta ad attaccare, diciamo, il sito, e loro in maniera ignara in pratica non sanno che il loro computer viene utilizzato in pratica per attaccare ad esempio un obiettivo, qualche cosa. Ok. Ad esempio un altro modo per reperire informazioni è lo spoofing o l'hijacking. Lo spoofing, vabbè, lo dico in maniera molto velocemente, in pratica lo spoofing consiste nel mascherarsi inizialmente, cioè ad esempio una nostra vittima vuole collegarsi a un determinato server, invece di mandare la chiamata al determinato server, noi abbiamo comunque modificato alcuni parametri di configurazione sulla macchina della nostra vittima e lui le credenziali, invece di inviarle al server, li invia direttamente a noi. E noi in pratica, conoscendo le credenziali della nostra vittima, ci loghiamo al server con le credenziali che in pratica ci abbiamo. Oppure il session, il jacking, la nostra vittima si connette al server, noi riusciamo in pratica a sniffare il traffico e a predire
di alcuni parametri particolari del TCP, andiamo in pratica a aprire questi particolari e quindi andiamo proprio a rubare la sessione alla nostra vittima, e quindi la nostra vittima si connette al server, fa il login e poi noi andiamo a rubare questa sezione e continuiamo, diciamo, noi a navigare sul sito. Uno dei tantissimi modi comunque per proteggersi da questi tipi di attacchi è l'IPsec, che comunque sono un set di protocolli che ci permette quindi di crittografare i nostri dati, quindi anche se un utente sta sniffando la rete comunque i dati sono crittografati, quindi solo chi spedisce e chi riceve i dati può effettivamente leggerli. Un altro tipo di attacco che andava di moda qualche anno fa è il defacciamento, diciamo, dell'home page. Consiste in pratica nel entrare nel sistema e andare a modificare l'home page inserendo, vabbè, teschi o cose del genere. Questo causa la soddisfazione dell'hacker che ha fatto questa cosa, perché in pratica metterà firma o cose del genere, però causerà comunque un danno d'immagine alla società che si troverà comunque in un page cambiato in questo modo. Vi consiglio ad esempio di utilizzare questo tool, che comunque dagli hacker o quelli, diciamo, quelli più scafati viene molto odiato, perché comunque fa tutto lui. Se comunque vi volete avvicinare al mondo dell'hacking, vedere se volete bucare un sito, dove sono le buone abilità, anche, non so, avete un sito del vostro creatorismo, volete vedere se effettivamente questo sito è vulnerabile a alcuni attacchi, potete utilizzare Metasploit, che in pratica in maniera molto semplice, potete seguire delle semplicissime guide su internet, vi permette di fare una scansione del vostro sito e vedere se ci sono delle vulnerabilità che possono comunque essere sfruttate da qualcuno per entrare nella vostra macchina, nel vostro sito. Ok, vabbè, qui c'è stata una lista di tantissimi attacchi che si possono fare. Questo lo saltiamo. Ok, un tipo di attacco che ultimamente va molto di moda e penso che comunque sia più utilizzato è l'SQL Injection. In pratica ci sono campi, dopo navighiamo comunque su dei siti vediamo, in pratica ci sono ad esempio il campo username e password. Che cosa fa? Mette in maniera molto semplice il sistema. Noi andiamo sul sito, ci dobbiamo loggare, mettiamo la nostra user e la nostra password. Il sistema interroga un database per vedere se effettivamente quel username e quella password corrispondono a un utente valido e fornisce una risposta. Noi andando a inserire particolari parametri nel username e nella password, possiamo andare a ingannare in pratica queste query, queste richieste che vengono fatte al nostro database dove ci sono i dati. Possiamo ingannare il nostro motore, il nostro database, fornendo quindi indietro una risposta che in teoria non sarebbe veritiera, ma su questi parametri particolari noi possiamo accedere al sistema, infatti il database risponde che l'opzione che noi abbiamo detto corrisponde forse a un utente valido e quindi possiamo entrare nel sistema. Ci sono su internet siti e siti di string di SQL Injection, se qualcuno comunque è interessato le può andare a vedere, perché comunque la fantasia nel SQL Injection è enorme. L'HTTP del tampering, ultimamente ad esempio stavo sul sito di un Corriere Espresso, che no, assolutamente non dico il nome. In pratica voi ad esempio state sul sito, avete fatto una spedizione, avete il vostro numero di tracking e volete vedere ad esempio il pacco dove sta. Voi che fate? Andate sul sito, mettete il numero della spedizione, date invio e vedete la spedizione è partita dal negozio X, adesso sta alla filiale di Terni ad esempio. Se vedete la URL su in alto, in pratica ci stanno dei parametri, ad esempio ID della spedizione 854. Io ho provato a cambiare quel parametro mettendo un altro numero e in pratica ho mandato la spedizione di un'altra persona. Quindi una persona potrebbe fare
in pratica prende quella URL, scrive un piccolo software, qualche cosa che va a cambiare in coordinazione quel numero lì, e si tira giù in pratica tutte le spedizioni di questo corriere, che è abbastanza corretto. Quindi ad esempio può sapere se una persona nella sua zona può, non so, se fa spedire qualche cosa da qualche particolare o qualcosa del genere. Quindi andando proprio a chiamare i valori che vengono dati in input alla URL, alcune volte scappano fuori delle cose molto interessanti. Per esempio, in base a quello che hai detto, Terni sì. Potrebbe essere SDA, che c'ha logistico a Terni. Potresti provare, diciamo, divertente, insomma. Vabbè, un modo comunque per evitare che i nostri dati vengano comunque sniffati sulla rete, in quanto spesso ci capita di collegarci a wifi pubbliche, andiamo ad esempio pubblico quando siamo al lavoro o qualcosa del genere, possiamo utilizzare la crittografia, comunque c'è sta una vagonata di guide in merito sulla crittografia, algoritmi, cose del genere, che ci permette comunque, diciamo, di tramite gli algoritmi matematici di incasinare un testo in chiaro, e solo chi riceve in pratica questo messaggio, diciamo, incasinato, ha un algoritmo che gli permette di portare questo messaggio a livello incibile. Ok, concludo questo ultimo passo. Quindi quello che vi ho detto è presentation testing. Spero che nessuno di voi voglia diventare, diciamo, un black hat, ma voglia diventare un white hat, quindi un ethical hacker. Può utilizzare gli stessi tool che utilizzano, diciamo, gli altri test, ma basta che firma un contratto, una società in pratica lo ingaggia e può fare dei test in maniera, diciamo, del tutto legale. Generalmente molte società ci stanno due tipi di test, i test annunciati e i test non annunciati, e generalmente le società utilizzano i test non annunciati perché vanno comunque a ingaggiare delle persone esterne, fanno attaccare i propri siti, perché comunque loro al loro interno già hanno un team di sicurezza e vedono se effettivamente questo team di sicurezza ha applicato tutte le varie patch o questo che si intende normativa. Niente, grazie per l'attenzione, se avete qualche domanda. Anche io, scusa, una sì. Domanda veloce. Uno, quando si connette una rete anche con la VPA chiusa, comunque sì. Si può risalire che siti ha visitato con quella determinata rete? Sì, cioè nel senso. Se ci sono, esistono vari strumenti. Dipende comunque dall'ambiente di contorno in cui te ti trovi. Ad esempio, se te ti si colleghi alla wifi dell'amico tuo e la wifi dell'amico tuo in pratica sta sniffando la rete, sta raccogliendo tutti i dati che te in pratica stai inviando in quella rete, lì puoi vedere effettivamente te che si è chiamato o altre cose. Devi utilizzare un proxy. Sì. Web proxy. Oppure devi essere sempre sicuro di dove ti connetti. Certo. Adesso procediamo con l'ultimo talk della mattinata e passiamo la parola a Emilio Piffrida, professore del liceo scientifico, che ci parlerà della migrazione a Linux e al software libero nel liceo. Buongiorno a tutti, io sarò brevissimo, data l'ora, anche perché la mia presentazione ha un carattere non prettamente tecnico ma semplicemente espositivo. Vorrei farvi vedere cosa abbiamo fatto noi, cosa stiamo ancora facendo qui al liceo per quel che riguarda il passaggio di tutta l'infrastruttura informatica, o quasi tutta l'infrastruttura informatica, a Linux. Quindi è più che altro una condivisione della nostra esperienza, perché magari potrebbe succedere a qualcun altro in qualche altro istituto di doversi cimentare con una roba del genere, quindi vedere quali sono state le problematiche principali che abbiamo affrontato. Quindi come agenda velocissima abbiamo uno scenario delle motivazioni, le problematiche tecniche e poi l'impatto sugli utenti,
parametri principali è la creazione della distribuzione Ubuntu-Majorana. La problematica tecnica che ora vedremo un po' più in dettaglio. Allora, lo scenario e le motivazioni si possono ben immaginare, perché noi siamo una comunità scolastica all'interno della quale ormai ci sono tantissimi PC, tra PC e laptop ne contiamo quasi 100 macchine, tutte equipaggiate con Windows XP che, come molti sapranno, l'8 di aprile ha cessato di essere supportato ufficialmente da Microsoft, per cui l'alternativa era passare al 7, quindi spendendo parecchi euro, parecchi migliaia di euro di licenze, oppure tentare il salto al software libero. Dato che abbiamo un gruppo di docenti, tra cui il sottoscritto, il professore Biancalano, il professore Tenino, la professoressa Monichini, con competenze tecniche specifiche e anche con la voglia di andare avanti, ci siamo detti keep calm e migrate to Linux. Abbiamo cercato, siamo messi in gioco per spostarci. Il primo passo che è stato necessario fare è stato spostare tutti gli account da un server di domini che usa tecnologia Active Directory verso un OpenLDAP. Abbiamo spostato quindi tutti gli account studenti e docenti, creandoli ex novo, da un Active Directory a un OpenLDAP, e quindi da una macchina Windows Server 2003 a una Debian. E chiaramente, come succedeva per Active Directory, ogni utente al login ha il suo profilo montato, lo stesso dovevamo fare noi, per cui grazie a un tool che si chiama Palm Mount, che permette un login agevolato con SSH che ha installato il computer del professore Biancalana, siamo riusciti a spostare tutto l'accounting sulle macchine Linux, per cui adesso studenti e docenti hanno account basati su Linux. Abbiamo rivisto anche la maniera di assegnazione degli account, quindi ora è completamente rivisto. Questi sono alcuni dettagli su Palm Mount, è un pluggable authentication module che permette di montare e smontare la home rapidamente al login e al logout. Non vi tedio con dettagli tecnici che sono insomma abbastanza irrilevanti, si possono trovare sui riferimenti che darò alla fine. Questa è la configurazione del laboratorio, abbiamo un laboratorio di informatica, due laboratori di informatica, laboratorio di disegno, laboratorio di lingue, laboratorio multimediale, aula insegnanti, PC, biblioteca, tutti che sono equipaggiati ormai con sistemi Ubuntu. Avendo la scheda di rete con la possibilità di lanciare un boot in remoto, hanno anche l'LTSP Debian. Il laboratorio di informatica, quello che c'è in fondo, ha anche un dual boot per scegliere tra Ubuntu e Debian. Questa è una scelta prettamente tecnica, perché io personalmente preferisco lavorare con Debian piuttosto che Ubuntu per quel che riguarda la programmazione. Quindi questo è lo scenario che stiamo affrontando. Un altro problema non da poco è stato l'utilizzo delle stampanti di rete con job accounting, ovvero ogni docente ha un tot di stampe che può fare, quindi un numero, 150, un credito. Quando stampa una stampante di rete gli viene chiesto questo ID. Con Windows era insomma già da sé. Qui abbiamo dovuto utilizzare un sistema che si chiama T4Caps, più abbiamo due soluzioni, una implementata con uno script ad hoc realizzato dal professore Biancalana, e un altro invece T4Caps che già esiste, uno script in Python che si sovrappone come wrapper a Caps, che sarebbe lo Common Unix Printing System, una cosa che io non conoscevo, ho dovuto imparare seduta stante, che permette di intromettersi tra l'invio del job e il job vero e proprio, il job di stampa, potendo catturare delle informazioni, potendo mettere dei filtri e addirittura permettendo di eseguire degli hook, però addirittura degli script, prima e dopo la stampa. In questa maniera, intercettando il flusso dei dati, noi apriamo una finestrina con Zenity, che sarebbe dei dialog grafici basati su GTK che permettono di inserire il testo che sarebbe l'account, il job account, e sta funzionando ancora da replicare in tutte le macchine. La cosa bella è che esporta tutta una serie di variabili d'ambiente che Caps invece non espone, quindi da questo punto di vista loro lo chiamano il coltellino svizzero per accedere alle funzionalità della stampa. È molto 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 carino, soltanto purtroppo il supporto che dà a livello insomma di chi vuol mettersi a smanettare è veramente poco. Noi abbiamo trovato tanto materiale su un forum di Ubuntu dove la gente partiva impazzendo con problemi e poi alla fine si riunivano e riuscivano a sistemare un po' tutta la situazione. Un'altra situazione che abbiamo dovuto sistemare è quella nel laboratorio di informatica della gestione remota degli studenti dalla postazione docente. Abbiamo due soluzioni, che sono l'Italk e l'Epoptes. La seconda è quella che abbiamo preferito almeno al momento, perché sembra più orientata anche alla gestione dell'audio, che è stata un po' la nostra bestia nera
gli anni precedenti. Ora, questo l'ho potuto mettere perché ancora non abbiamo fatto nulla, però è in programma per poter permettere l'avvio dell'LTSP dal GRUB, ovvero il GRUB è il bootloader di Linux, come tutti conoscete, permette di sostanzialmente scegliere tra diverse partizioni. E abbiamo trovato la possibilità di agganciare anche un boot da LTSP sempre in grande. Ancora è work in progress perché insomma l'idea c'è, ma non abbiamo voluto farlo. Anche perché tutto questo lavoro viene fatto al di là delle nostre ore di lezione. Quindi, ora, l'unico passo indietro rispetto al futuro, rispetto a quello che avevamo in passato, è la sincronizzazione con le Google Apps. Il professor Adenino l'anno scorso ha messo su tutto il sistema di account email con le Google Apps for Education ed era possibile sincronizzare con Active Directory la password del profilo Active Directory con la password di Google, quindi avevamo un'unica password per tutti gli account tramite il tool GAPS, Google Apps Password Synchronizer, che si scarica gratuitamente. Attualmente non esiste il supporto per macchine Linux. C'è? Ah sì? Scusate, esiste il supporto per macchine Linux? Lo implementeremo, quindi... Work in progress. Really work in progress. Ora, una cosa da non sottovalutare è l'impatto sugli utenti, docenti e studenti. In che senso? Cioè, sarà che c'è un periodo di frustrazione non sottovalutabile, perché molte persone, soprattutto quelli che hanno sono superato una certa età e un certo numero di ore sulla stessa abitudine, fanno una estrema fatica a spostarsi verso il nuovo. E sono stati studi psicologici veramente approfonditi su questi argomenti. Tanti anni fa si parlava di 21 giorni, 3 settimane per poter cambiare l'abitudine. Un recente studio di questo medico americano, come si pronuncia, dice che occorrono circa 90 giorni, 3 mesi di applicazione più o meno quotidiana per poter passare indenni verso il nuovo sistema. Quindi noi facciamo molta attenzione a passare dal lavoro degli insegnanti per evitare in questi 90 giorni di rimanere vittima di rappresaglie. Ancora non è successo, a ragione per cui, appunto per preservarci, stiamo facendo sì che partano dei corsi di formazione interna Ubuntu Debian e Google Apps da erogare il più presto possibile, messo entro il mese di novembre, però anche prima, perché sennò finisce male. Detto ciò, alla fine, tutto ciò, per evitare di dover ogni volta ripartire da zero nel caso in cui ci fossero problemi, abbiamo anche una distribuzione Ubuntu Majorana che fa il suo Edenino. Quindi, mettendo insieme la ultima Ubuntu, sostanzialmente, con una serie di tools che servono al nostro lavoro, e grazie al tool Remaster Sys, viene creata questa piattaforma, questo DVD, questo live, che si può replicare in tutte le macchine con uno sforzo pari a 2 ore per macchina? Mezz'ora per macchina. Questo è il comando che viene lanciato, tutta la serie di tool, si legge poco, però c'è tantissima roba, da GIMP a LibreOffice a GStreamer, i restricted extras per vedere i DVD criptati, VLC Player, lo Stellarium, eccetera, Wine. Io avrei questo riferimento rispetto a quello che ho detto, e stiamo cercando di abbattere una dipendenza che per noi era abbastanza fastidiosa. Speriamo. Io ho concluso. Sono troppo veloce? Perfetto, guarda. E allora ringrazio tutti per la partecipazione, è andata un po' per le lunghe, però alla fine abbiamo trattato molti temi importanti e anche interessanti. E Linux Day per adesso si conclude qui, e poi ricominceremo i lavori dalle 15.30, dove in pratica organizzeremo dei laboratori per l'installazione di Linux per chi vuole portare il computer ad installarlo. E poi faremo anche una presentazione sulla stampante 3D che vedete giù in fondo. Dennis ci farà vedere come funziona il software per la modellazione, e poi vedremo proprio una stampa in tempo reale con la stampante 3D. Sarà possibile poi nel pomeriggio anche iscriversi ai corsi e all'associazione via Dolug. E poi ricordo anche per quelli che si sono iscritti agli esami che
la sessione comincia, la sessione di registrazione e l'esame di certificazione Linux comincia alle 2, però l'esame inizia alle 2:30. Ok? Grazie a tutti.